Un appuntamento in collaborazione con... Amici sportivi, 20 e 40 esattamente in questo momento, ricomincia una nuova puntata, ritorniamo noi di Domenica Gol, ritorniamo dopo una settimana di sosta forzata. Tutti quanti sapete purtroppo che nella scorsa settimana ci siamo dovuti fermare per la scomparsa di un nostro caro amico, un socio della televisione, Antonio Alcaro, giovanissimo, appena sessantenne, un amante della televisione, uno che la televisione la faceva davvero per passione, per diretto. Era uno spettacolo vederlo lavorare con la sua telecamera in giro. È stato una persona che ha davvero portato avanti il nome di Soverato 1 a tutti i livelli. Lo abbiamo ricordato durante la settimana, anzi a questo proposito voglio ringraziare tutti, grazie anche alla regia per questo sottofondo musicale e queste belle fotografie che ci ricordano il nostro caro Antonio. Intanto voglio ringraziare tutti, tutte le testate giornalistiche che hanno voluto omaggiare, diciamo, il ricordo di Antonio Alcaro, e tutti gli amici che in privato o anche pubblicamente hanno voluto davvero esserci vicini. Antonio Alcaro è stato uno che ha voluto fare la televisione, socio, dicevo, di questa famiglia di Soverato 1 TV. Ha partecipato particolarmente alle trasmissioni in dirette, la festa della Madonna a Mare, la processione, la confrunta, la festa della Dolorata e anche la messa dei Santi Medici di Satriano. E lo ricordiamo anche spesso e volentieri nelle dirette del Magna Grecia Film Festival. A me piace ricordarlo particolarmente perché è stato quasi l'ideatore di questa trasmissione insieme a un nostro comune amico. Nel 2001 mi richiamò alla televisione, noi ci eravamo conosciuti ai tempi di Radio Soverato, quando facevamo i servizi via radio soltanto, mi richiamò per fare una trasmissione. Allora cominciammo con Anteprima Sport, che in pratica è stata la primogenita poi di quella che sarebbe diventata, quella lo facevamo il venerdì, quella che sarebbe diventata poi questa trasmissione che ormai, come sapete, dura da 17 anni, Domenica Gol. Antonio ci ha lasciati, questo è stato un anno tremendo per noi di Soverato 1, ricorderete non più tardi di un anno fa, proprio di questi tempi abbiamo perso anche Franco Condò che era il collante che ci teneva uniti, Antonio Alcaro che era in pratica quasi l'ideatore di questa trasmissione. Io vorrei sentire, vorrei sapere dalla regia, se mi fanno un cenno, se c'è al telefono il nostro editore Anselmo Greco, con cui vorrei ricordare il nostro caro e affettuoso amico Antonio Alcaro. Anselmo, ci sei? Buonasera. Buonasera a tutti, ciao Fausto, ciao a tutti gli ascoltatori e gli amici in regia, in studio. Beh, speravo fosse l'ultima telefonata di questo tenore lo scorso anno, eppure per un destino veramente, direi, ingrato, ci ritroviamo a fare un'altra di queste nostre riflessioni, ricordo più che altro. In questo caso ricordiamo, ma più che il socio, più che il libro socio, che è poca importanza tra di noi, i consigli di amministrazione o le assemblee, ricordiamo proprio un amico e un appassionato di Soverato prima e poi di Soverato 1, Antonio Alcaro, che anche lui ha profuso fin dalla sua adolescenza. Ecco, io l'ho conosciuto già grande, ma l'ho conosciuto perché me ne parlavano di lui come uno dei primi soveratani
con la passione dell'etere, cioè della comunicazione. Ha iniziato a Radio Soveraton appena aperta, quindi parliamo del 76, credo che prima di lui nessuno, insomma, Soveraton abbia avuto questa dedizione, ecco perché io mi è piaciuto ricordare Antonio come uno che trasmetteva per unire e mai per dividere, per sentire il nome di Soverato alla radio, in televisione, i luoghi della sua vita, li voleva rendere partecipi attraverso questo mezzo meraviglioso. È un instancabile, poi collante anche lui, era un preparatore atletico di tanti ragazzi che oggi siamo uomini, siamo un po' passati dal suo sorriso, anche perché aveva, e lo sappiamo noi che lo conosciamo, ma un po' tutti, una vena umoristica non comune, aveva era un archivio storico di divertentissime barzellette, anche situazioni forse da lui vissute in prima persona, che le raccontava con una iniziale serietà. E tutti ci credevamo, poi alla fine scoprivamo che era una battuta e allora scoppiavamo a ridere e lui ne era compiaciuto, ecco, aveva quel sorriso coinvolgente quasi quanto la sua riservatezza che ha tristemente dimostrato, usato in questo ultimo periodo. Certo sapevamo che aveva problemi di salute, ma era un po', come si dice sempre tra di noi, tutto sotto controllo. Tra l'altro lui era un sanitario, cioè sì, faceva una professione sanitaria da oltre 25 anni, un infermiere professionale stimato, ben voluto, soprattutto dai pazienti. Io ricordo ancora, ho avuto telefonate da parte pazienti che conosciamo, che orbitano un po' nel mondo della televisione e che si ricordavano, quando sono stati ricoverati a Germaneto, l'amorevole assistenza che lui ha profuso. E tante sono state le persone che ci sono state vicine, davvero, anche da tutte le parti, tutti gli amici delle testate giornalistiche, davvero sono state vicine alla nostra emittente, alla famiglia di Antonio. Grazie Anselmo. Io vorrei, proprio per la famiglia, vorrei fare ancora un saluto, ecco, lo faccio adesso tramite questa telefonata, ma stringersi tra le braccia è sempre una cosa, come dire, informale fra di noi. Vorrei salutare Carlo in particolare, e Vincenzo anche, che sono i fratelli, sì, di Antonio, che sono, come dire, i loro familiari, ma eravamo un po' tutti familiari di Antonio Alcaro, e quindi auguriamoci che sia l'ultima telefonata questa. Sappiamo che non si scrive qui per noi l'ultima parola. Sia Franco Condò che Antonio Alcaro erano uomini di fede, che dimostravano anche questa loro fede nelle produzioni. Antonio Alcaro correva dietro la Madonna a mare, correva insieme con la Confronta. Ricordo epica, fu una Confronta in diretta, parlo del 2002-2003, a Soverato Superiore, ha coinvolto tutto il paese, ecco, per fare riuscire quella Confronta. Ricordo addirittura un suo zio, che non c'è più neanche adesso, che fu il commentatore, ecco, sì, quindi una famiglia di comunicatori, gli Alcaro, tra i primi a insediarsi a Soverato. Ecco, questo era Antonio. Anselmo, e noi continuiamo sempre nel nome, sì, di questi carissimi amici. Esatto, noi continuiamo proprio nel loro ricordo, nella loro memoria e nell'insegnamento che ci hanno dato, perché dicevo, uno era un collante davvero, Franco, perché ci teneva uniti anche nei momenti più difficili, Antonio invece era quello che davvero era instancabile per l'opera che ci dava. Era un esecutivo, Antonio, era un esecutivo. Grazie Anselmo, grazie della tua testimonianza. Ciao Paolo, ciao a tutti. Grazie, buonasera. Stasera vedete solo me qui perché il caro Giorgio se n'è andato in trasferta, ha dovuto fare una passeggiata fino a Torino. A me pensavo che andasse a sentire la musichetta della Champions, però non lo so che cosa è andato a fare. Comunque, cominciamo con la nostra trasmissione, con il sorriso che ci portiamo ogni volta, anche proprio nel ricordo di questi amici. Intanto a fianco a me io devo ringraziare davvero una persona che stasera è stata squisitissima, Emilio Lupis, direttore di Stadio Radio, che oggi si è sobbarcato non so a quanti chilometri.
sta venendo direttamente da Messina. Io lo ringrazio tantissimo per essere presente qui stasera con me. Grazie Emilio, benvenuto. E Grazie. dall'altra parte, per come siamo usi cominciare la sera della domenica, abbiamo la rappresentanza della Volley questa sera con il addetto stampa Saverio Maiolo. Buonasera Saverio. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Io spero di ricordare, di dire tutto come fa Giorgio ogni sera di domenica, i numeri 0967 52 16 75 per le telefonate, oppure 366 234 5070 per i vostri messaggi WhatsApp. Ricordo che siamo in diretta in streaming su WhatsApp, sul streaming di Stadio Radio, del Facebook di Stadio Radio, in diretta su Radio Amiche in Blu. Chi ne è più ne ha, più ne mette, come dice Giorgio, chi non vuole non ci trova. E allora, cominciamo questa nostra puntata parlando di volley. Purtroppo dobbiamo registrare una sconfitta della volley a Perugia, la capolista Perugia, una sconfitta 3-1. Io credo, non so, non ho visto la partita, non ho sentito i commenti, Saverio, onorevole, perché perdere 3-1, vincere il terzo set quando si perde già per 2-0, credo che sia una sconfitta onorevole. Sì, è stata una sconfitta contro comunque una squadra forte. Io ho seguito la partita in streaming e devo innanzitutto fare i complimenti ad entrambe le squadre perché hanno dato vita veramente durante l'arco del match a delle fasi di incontro di altissimo livello. Ci sono stati scambi lunghissimi con le due difese protagoniste. E noi, i primi due set sono stati molto simili perché pensa Fausto che fino al 13-15 eravamo avanti noi, poi nel primo set abbiamo subito un break di 7-0, siamo andati sotto 20-15 e poi purtroppo non siamo più riusciti a recuperare. Stessa cosa nel secondo parziale, avanti noi 13-15, ci hanno fatto un mini break e sono andati avanti 19-15 loro. E anche qui poi le ragazze non sono riuscite a recuperare contro comunque, ripeto, una squadra forte che anche nella regular season ha dimostrato il suo valore. Ecco, io credo che noi adesso siamo nella fase successiva alla pool, diciamo, promozione, e ci si deve aspettare probabilmente che non è più come la regular season. Fuori casa è più difficile vincere adesso come si faceva invece nella regular season. Sì, in questa pool promozione stiamo incontrando le cinque squadre del girone B in pratica. Squadre che comunque tutte che hanno allestito un organico importante. Basta pensare che la settimana scorsa lo stesso Perugia non ha in pratica fatto vedere la palla a Caserta, che è Sì. la candidata numero uno per salire in Serie A 1 dopo La più squadra più in forma in la quel momento. squadra più in forma. Anche oggi ha perso Caserta, Perugia è la squadra più in forma, lo sta dimostrando. Adesso si trovano con 6 punti, con 25, 6 punti di Hanno vantaggio, mi 25 punti, sembra, 6 punti di 6 punti di vantaggio. vantaggio sulla seconda. Per quanto riguarda noi, non ci dobbiamo demoralizzare, sicuramente da martedì le ragazze con tutto lo staff tecnico sapranno come rimettersi al lavoro e d'altronde la classifica come la si può vedere è molto corta. Sì, io vedo la classifica, Saverio, abbiamo 6 squadre nello spazio In due di 2 punti, punti, tre punti, sì. 19 Mondovì, Marignano, Trentino, 18 Soverato, 17 Torino e Orvieto. E mi dicono, ecco, questi sono i risultati, ecco, questa è la classifica che vi stavo dicendo io in questo momento. Mi pare che abbiamo al telefono coach Bruno Napoletano. Buonasera, coach. Buonasera, buonasera. E allora stavamo dicendo, secondo me, una sconfitta, diciamo, non indolore, nel senso che si va a perdere contro la prima della classifica, però è stata abbastanza combattuta. Ma dal mio punto di vista, sconfitta indolore o non indolore, è una sconfitta, quindi la prendo come tale, Sì. conscio del fatto che innanzitutto, insomma, il numero dei contendenti in questo momento è il livello, come ho detto altre volte, si alza tantissimo, l'asticella si alza veramente tanto. Sono squadre che non ti perdonano nulla, per cui devi giocare a un livello di pallavolo quantomeno uguale a quello che esprimono loro, in questo caso Perugia. E per noi non è semplice, perché oggettivamente, insomma, noi in questo momento facciamo un pochino fatica a tenere il passo delle altre, fermo restando che ogni partita è una partita a sé, per cui adesso somatizziamo la sconfitta e pensiamo già alla partita con Marignano. Questo Esatto. mi sembra il quanto, ecco. Coach, il fatto che adesso ci siano 6 squadre in 2 punti vuol dire che ogni domenica si fa quasi uno spareggio. Ma io dicevo, giustamente Perugia in questa fattispecie, insomma, si sentiva dire abbiamo preso il volo, abbiamo preso il largo, io aspetterei
aspetterei ancora un pochino, perché il calendario in questo momento nella fattispecie ha favorito un po' Perugia, che si è trovato a giocare con Martignacco, con Caserta, con Martignacco fuori casa, con Caserta, con noi in casa. Adesso c'è due partite importanti, Perugia che sono Mondovì e Orvieto. Questo lo dico non per guardare il calendario degli altri, ma per dire che è un campionato con una classifica molto corta. Ci sono cinque squadre in un punto, praticamente, se non sei. Sei. Quindi, voglio dire, io dissi all'inizio del girone di playoff, secondo me questo campionato lo vincerà una squadra con un punto di vantaggio sulla seconda, continuo a dirlo, perché comunque è un campionato con una classifica molto corta, in cui ogni domenica succedono risultati comunque altalenanti. Orvieto, che domenica scorsa vince con San Giovanni Marignano, oggi va a perdere a Trento 3-0 in un'ora di gioco. Quindi, insomma, voglio dire, è un campionato in tutto molto difficile, con un livello molto alto, per cui bisogna continuare a lavorare in un processo di crescita, e se poi questo servirà a vincere le partite saremo tutti contenti, ma non credo che sia il caso di fare drammi, e soprattutto non bisogna perdere di vista l'obiettivo, che è quello di far crescere questa squadra che è stata costruita con degli obiettivi e soprattutto con un gruppo giovane che ha fatto, secondo me, e sta facendo cose bellissime. Ecco, il fatto, già quello che dicevo prima, domenica prossima già Perugia va a Mondovì e voi ricevete Marignano, quindi in pratica è lo scontro, diciamo, fra le prime quattro quasi, considerando. Assolutamente, sono d'accordo, bisogna, ma a maggior ragione, rimanere molto sereni, tranquilli, analizzare sicuramente, come è nostra abitudine fare, le cose che non sono andate, ma essere già proiettati con positività e tranquillità una partita che potrebbe ancora una volta invertire l'ordine della classifica. Quindi da questo punto di vista qui io credo che sempre la classifica bisogna guardarla molto poco, bisogna analizzare le prestazioni, quelle che sono, correggere le cose che non sono andate, ritrovare quella fiducia che magari ogni tanto le sconfitte possono in qualche misura minare, e pensare già alla partita prossima, con il fatto che sono comunque quelle che rimangono fino alla fine sette partite, che tutte e sette possono comunque determinare degli stravolgimenti, dei cambiamenti. Certo. Bisogna essere però consci che il livello è molto alto, è molto alto. Un'ultima... Sono contendenti di squadre costruite per obiettivi importanti. Mi scusi, un'ultima cosa, coach, volevo chiederle. Il fatto che ci diceva Saverio, l'ha detto stampa, che già i primi due set, pur avendoli persi a 19 e a 18, però eravate in vantaggio voi, quindi vuol dire che alla fin fine il Soverato ha saputo stare in campo. Ma guarda, io ti dico, secondo me ci sono fatto per il quarto set in cui abbiamo pagato lo sforzo del terzo, in cui abbiamo veramente dato fondo a tutte le nostre energie per vincerlo. I primi due set nel punteggio secondo me sono un pochino bugiardi, perché eravamo in tutti e due set avanti e abbiamo giocato per lunghi tratti della partita praticamente alla pari, ci sono state azioni molto lunghe in cui si è difeso in entrambe le parti. Poi è chiaro che viene fuori un po' la loro esperienza superiore alla nostra, un po' una qualità che tutto sommato insomma viene fuori, perché sono giocatrici che sono lì appositamente per un obiettivo che è quello della promozione. E questo magari in alcuni momenti del set fa in qualche misura la differenza, ma noi non abbiamo demeritato assolutamente in quello che sono state le economie della partita e le dinamiche dei set, che secondo me nei punteggi sono state anche un pelino bugiardi, ecco, nel punteggio. Va bene, coach, grazie della telefonata, buon rientro a Soverato. Grazie. Vi saluto. Emilio, tu so che hai detto come me, d'altra parte noi siamo calciofili, siamo poco avvezzi a quest'altro sport. Qui si gioca fino alla fine, fino all'ultimo punto, fino a quando l'ultima palla non è messa giù. Assolutamente, ma a me piace anche il rugby, a dire il vero, non sono solo calciofilo. Poi la pallavolo ogni tanto qualche partita la vedo, la trovo divertente. In realtà a me di questa avventura del Soverato affascina proprio che un piccolo centro in riva allo Ionio in Calabria si vada a scontrare con realtà come Perugia, che almeno a mia memoria, soprattutto nella maschile, molto spesso ha fatto grandi cose. La femminile, io quando ero ragazzino ricordo la media di Nex a Reggio, però vado proprio a memoria. Quindi adesso ormai da 9 anni che sta in Serie A. Sì, dico, questo dimostra comunque che c'è passione ed evidentemente anche competenza, perché credo che quando si è in un posto periferico, perché questa è la nostra realtà, vuol dire che c'è, oltre la passione, molta intelligenza nella gestione della società, altrimenti dubito che andrebbe avanti con questa continuità. Saverio, il fatto che hai sottolineato tu e anche coach Napolitano
di essere in vantaggio nel primo e nel secondo set. È un campanello d'allarme perché, sai, può capitare che una volta, poi in casa della capolista, poteva essere una spinta o era soltanto la voglia di No, non fare è un bella figura. campanello di allarme perché comunque ci sono, durante i set ci sono fasi alterne. Capita che se tu avanti di 3 punti ti riprende l'avversario, capita che sei sotto 5, 6, 7 punti, come è già capitato in parecchie partite, Sì. noi abbiamo ripreso, rimontato e anche vinto. E lì nei primi 2 set il vantaggio era minimo, 2 punti, 13-15. Alla fine non è, come ha detto Bruno, il coach, abbiamo un po' pagato lo scotto nel quarto set perché avanti 3-1, poi abbiamo subito un break pesantuccio, siamo andati sotto 10-3. Però nessun dramma, da martedì si riprende a lavorare, la classifica è corta, viviamo partita dopo partita e le ragazze sicuramente si riprenderanno. Ecco, Martignacco faceva parte del vostro girone, nel girone A, nella regular season. Adesso l'ho incontrato domenica in casa. Che ricordi abbiamo delle due partite che ci sono state No, noi durante? domenica giochiamo con San Giovanni in Ah, in Marignano. Marignano, Martignacco stava già Marignano. con noi e non lo incontreremo più. Non ci incontra più, No, giustamente, perché le a meno prime. solo nei playoff, No, no, scusa. no, giusta ragione, scusa, è stato un mio errore perché ho fatto confusione tra Martignacco e Marignano. Dico, che notizie abbiamo allora di questo Marignano? San Giovanni in Marignano è una squadra competitiva. C'è il nostro ex opposto, Manfredini, è allenata dal nostro ex allenatore, Stefano Saia. Comunque hanno una squadra. Per lo più che hanno confermato le ragazze dell'anno scorso. L'anno scorso sono arrivate in finale di Coppa Italia e quest'anno nel loro girone, se non ricordo male, sono arrivate dei quarti, però sono lì che lottano anche loro con noi. Ci passano adesso un punto. Oggi hanno vinto contro Caserta Sì. 3-1. Ho seguito un po' la partita su internet. E sarà sicuramente una partita aperta. Noi non temiamo nessuno e dobbiamo fare la nostra Ma pallavolo. proprio quello che dici tu di Caserta, che abbiamo sottolineato il fatto di Caserta, che si presentava come la squadra sicuramente da battere, adesso due sconfitte consecutive, quindi significa che non è che stia andando, non sta ripetendo quello che si pensava. Significa, come già detto più volte, che domenica, ogni domenica qualsiasi squadra può vincere e perdere con un altro. La classifica è corta, sarà un campionato che si deciderà alla fine, come ha detto Bruno, perché veramente la prima può perdere con l'ultima e viceversa. Adesso si riparte, si riporta, si ritorna a Soverato, si ritorna alla preparazione. Pensi che ci sia una preparazione particolare in vista di domenica, dopo due sconfitte consecutive esterne, peraltro? Oppure Sì, si continua sicuramente a. questo è dopo, per quanto riguarda la preparazione, credo sia comunque la solita settimana di lavoro. E un po' di lavoro diverso è stato fatto durante la pausa, prima, quando c'è stata la finale di Coppa Italia, proprio in vista di questo rush finale e dei playoff successivamente. Però per quanto riguarda la ripresa dei lavori da martedì, sicuramente queste due trasferte sono state un po', per quanto riguarda il livello fisico e mentale. È che comunque rientrare da Trento lunedì sera, poi ripartire sabato mattina in autobus per Perugia, Non è comunque ti viene a facile. mancare un giorno di allenamento. Però queste due trasferte al ritorno ce Sono l'avremo in andate, casa, adesso poi ce l'avremo in ce l'avremo casa. in casa, quindi alla fine un po' si compensa tutto. Quindi dobbiamo pensare solo a lavorare e a vivere giornata dopo giornata. Ecco, a riprova di quello che stavo dicendo proprio all'inizio di questo incontro con l'addetto stampa Saverio Maiolo, i risultati, vedete, sono tutte vittorie casalinghe. Abbiamo Barrichalla Torino contro Mondovì 3-1, Perugia contro Vole Soverato 3-1, Ravenna contro Martignacco 3-2, Marignano, San Giovanni Marignano, ovviamente era quella che verrà poi domenica prossima qui contro Caserta 3-1, Trentino, Zambelli, Orvieto 3-0. Quindi il fattore campo è determinante in questa fase. Fattore campo, stando ai risultati, è determinante. Noi sappiamo di poter contare sul calore del nostro pubblico, anche se durante la stagione regolare abbiamo perso qualche punticino in casa, però ci contiamo, ci teniamo a riprenderci dopo 2 sconfitte. Ma visto quello che dicevo io, che prima andavate bene in trasferta e qualche cosa la perdevate in casa, vuol dire che adesso ne avete perso Adesso qualcosa fuori, la recuperiamo in casa. invertiremo la rotta.
Va bene, allora questa è la classifica che la possiamo leggere: Perugia 25, Mondovì, Marignano e Trentino a 19, Vole Soverato 18, Torino e Orvieto 17, Caserta 13, Ravenna 10, Martignacco 8 punti. Diciamo che questi sono i punti che ogni squadra ha perché si è portato i punti che aveva accumulato nella I regular season, punti, perché sarebbe la terza giornata siamo e già alla terza qualcuno potrebbe giornata, chiedere quindi perché ha 25 punti. 25 punti perché ne ha sommati a presi, quelle di queste tre sommati giornate. a quelli che sono stati presi con le dirette concorrenti nella fase regolare del campionato del girone B in quel caso lì, mentre Soverato era nel girone A. Bene, allora io ringrazio Saverio Maiolo, Grazie a voi. ringrazio l'addetto stampa e quindi tutta la società della Volley Soverato, ringrazio Bruno Napolitano. Abbiamo visto anche qualche immagine mentre parlavamo con loro. Adesso, poi nei prossimi giorni, avremo opportunità di approfondire con il nostro buon Pietro Mosella quelli che sono gli sviluppi della Volley Soverato. Adesso andiamo per un attimo in pubblicità e torneremo con il calcio. La scoperta dell'America. 1969, il primo uomo sulla Luna. Ciao mamma! 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta, solo con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. 500L diesel con cruise control e Bluetooth da 15.750 euro. E con B-Smart, valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. Andate, andate. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Tre Serre, FM 98.5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Eccoci tornati dopo questa breve pausa pubblicitaria. Quando lo diciamo sono pochi minuti, quindi non è che vi teniamo molto lontano da noi. E allora cominciamo con il calcio. Questa sera abbiamo il piacere di avere ospite il Badolato. Io ringrazio con tanto affetto perché li ho inseguiti per un po' di tempo, ovviamente. Dovevano venire domenica scorsa, però non c'è stata l'opportunità. Sono stati felici e siamo stati felici anche noi di poter riaverli stasera con noi qui. E allora abbiamo con noi due Audino, non uno solo, doppio Audino. E allora abbiamo Giovanni Audino, il portiere, diciamo, del Badolato. Buonasera Giovanni. Buonasera, Pino grazie Audino, il papà, che a tutti. Buonasera. fa in pratica, ha fatto da apripista per la carriera del figlio. Poi abbiamo Raffaele Romeo, sempre del Badolato, e una nostra vecchia conoscenza che è Flavio Pultrone, Buonasera a che è tutti. diventato. Mi pare che tu abbia un pochettino abbandonato il campo giocato per quanto riguarda 11, ti Sì, sei sì, dedicato sì. un pochettino agli amatori, però fai l'allenatore sempre. Flavio, buonasera e benvenuto. Allora, intanto diciamo che voi oggi non avete giocato per il Fortevento, anche lì, Pino. Oggi dopo qualche minuto è stata sospesa per forte vento. Già da stamattina c'era questo vento, da ieri, ecco, diciamo c'è questo vento e poi l'arbitro dopo qualche minuto ha deciso di sospendere la gara perché non c'erano veramente le condizioni. Non è calcio giocare in queste condizioni atmosferiche, poi ne va dello spettacolo e ci possono essere anche infortuni. Flavio, non avreste avuto un compito facile perché avevate la capolista, anzi la vice capolista, parlate del Diciamo che torbido. oggi era una testa veramente dura per la squadra perché incontravamo una squadra veramente forte dove noi già all'andata abbiamo, diciamo che ce la siamo giocata bene sul campo, abbiamo tirato un pareggio, però abbiamo visto veramente un'ottima squadra, quindi oggi era molto, molto, molto difficile già di suo, più la condizione climatica, quindi
io, se permettete, Romeo, io per quello che sto seguendo tutte le domeniche le partite, il Badolato mi pare che con le squadre grandi la sua partita se la fa. Perdete qualche punticino. L'altra volta sono stato richiamato, perché ho detto che avevate pareggiato col Mileto, avevate pareggiato a Pianopoli, insomma, quindi con le piccole soffritto un po' di più. Che succede? Possiamo dire che il calcio è rotondo qua. Tutto nel calcio. La classifica avete più stimoli forse. La capolista c'è da combattere di più con le prime, ci sono più stimoli. Vero Emilio, così no? Importanti si raddoppiano gli sforzi, le famose partite che si preparano da sole, no? E quindi effettivamente sei più motivato, anche perché un risultato positivo con la più forte te lo ricordi per più tempo. E allora mettiamo ordine, come direbbe il nostro buon Giorgio, nella sequenza della trasmissione. Cominciamo con dare risultati e classifiche, ovviamente partiamo dalla Serie D. Salutiamo anche qualche tifoso giallorosso che stasera è particolarmente contento, perché facciamo una digressione, ancora no, il Catanzaro ha vinto pure oggi e quindi siamo un po' tutti contenti. Vediamo la 25esima giornata di Serie D, del Gironi di Serie D, Bari-Acireale 1-1, Cittanovese-Turris 0-1, Marsala-Igea-Virtus 0-1, ACR Messina Locri 2-1, Nocerina Portici 1-1, Roccella Gela 0-0, San Cataldese Castrovillari 3-0, Troina Palmese 1-1, Rotonda Città di Messina 4-2. Questa è la classifica. La Cireale, che credo che sia una delle squadre più in forma, adesso ce lo dirà Emilio più meglio di me certamente, è riuscita ad andare a fermare il Bari nella propria tana sul pareggio, però vedete 59 punti contro i 50 della Turris, sono già 9 punti di distacco, ormai abbiamo detto tutto su questo campionato. Cireale 40, Marsala, Gela, Cittanovese, Portici 37, Castrovillari 34, Palmese, Nocerina, Troina 33, ACR Messina 28, Città di Messina e San Cataldese 26, Locri Rocella 26, Rotonda 20, Igea Virtus 19. Rotonda addirittura ribalta la partita contro il Messina, la Città di Messina, perdeva in casa e poi vince 4-2. Quindi questo Rotonda, come dicevi tu via telefono alcune settimane fa, Emilio, bisogna guardarlo con interesse. Rotonda è una società che ha speso tantissimo nel mercato di riparazione, una società puntuale, una società con un presidente appassionato. È una società che ci crede e fa bene a crederci, perché comunque quelle che stanno davanti non stanno correndo molto. Una si è quasi fermata, purtroppo per noi calabresi, anche per me nella fattispecie, che non ho mai nascosto la mia simpatia. Oggi è ripartita di Gia Virtus andando a vincere sul campo del Marsala, e quindi questo significa che bisogna stare sul pezzo per tutte le squadre fino alla fine, in una giornata abbastanza nefasta per le calabresi comunque, perché Roccella in casa non poteva permettersi passi falsi o mezzi passi falsi, è uscito un pareggio contro il Gela, il Castrovillari è caduto e non riesce a dare continuità ai risultati, mentre chi dà continuità è la Palmese, che visto il grande equilibrio delle squadre di coda anche con i pareggi riesce pian piano a tirarsi fuori dalla situazione, da situazioni complicate, mentre per quanto riguarda la Cireale ha una sequela di vittorie consecutive, aveva una sequela di vittorie consecutive abbastanza lunga, e credo che vada a confermare una cosa sul Bari. Il Bari è una grandissima squadra se presi i giocatori singolarmente, cioè, come dire, una bella orchestra di solisti, ma non è una banda. E quindi questo in serie D può bastare, perché comunque magari dici tu come sì, complesso, cioè, può bastare in serie D, perché comunque probabilmente tolta la Turris, squadra all'altezza del Bari non ce ne sono, ma già l'anno prossimo secondo me il Bari, se non farà come dire, non allestirà un roster più intelligente e meglio amalgamato, anche perché Bari non può stare in serie C, cioè Bari come minimo deve stare in Serie B per blasone, per piazza, per lo stadio. Il Castrovillari ha dato 3 punti alla San Caltandese, 3 alla Rotonda, quindi gioca contro le calabresi. Il Castrovillari quest'anno non ha mai avuto la continuità che ci si aspettava, perché probabilmente organico alla mano era forse la più attrezzata delle calabresi. Poi la Cittanovese è un'altra grandissima squadra, ma lo sta dimostrando, perché poi perdere contro la Turris, il Bari perde con la Turris, ci può stare, ci può stare, sì. Ci può stare, perché comunque
È quello che dicevamo prima, cioè il Bari ti dà probabilmente degli stimoli che la Turris magari ti dà meno, oppure la Turris è una squadra più di categoria del Bari e quindi diventa più difficile batterla. Io ho il ricordo limpido di Locri Turris, una grandissima partita del Locri, ma la Turris con quei diavoli che c'aveva lì davanti ne ha fatti quattro. E piuttosto io nelle prime giornate, già diciamo verso la fine del girone di andata, cominciavamo ad assaporare il fatto che quest'anno dalla Serie D di Calabresi potevano addirittura non scenderne e quindi gioivano nell'eccellenza, nella promozione, particolarmente nella prima categoria, perché non ci sarebbero stati quegli spareggi prolungati alla fine. Adesso pare che invece siamo messi male, perché già Locri e Roccella dovrebbero assolutamente fare un playout. In trasferta, se È non in sbaglio, trasferta entrambi, sia esattamente a San Cataldo e a in Messina. questo momento dovrebbe essere Città di Messina Locri e San Cataldese Roccella, Roccella. però ovviamente ancora è Ancora presto, ci mancano, vogliono sì, gli mancano scontri 9 diretti, partite, per certo. cui è inutile fare questi conti. Oggettivamente io non so cosa sia successo. Allora, in Roccella, proprio dopo il pareggio di Bari e dopo una rivoluzione che sembrava stesse pagando, in realtà pure ha rallentato in maniera pericolosa, ribadisco, oggi contro un Gela che mi è stato riferito essere anche abbastanza in difficoltà, quantomeno in termini numerici, credo che non completassero la distinta, Sì. non sono riusciti a far proprio la posta. Per quanto riguarda il Locri, la mia idea è quella che proprio circa un girone fa si è iniziato a sbagliare una serie di cose che hanno rotto evidentemente degli equilibri in una squadra che aveva trovato appunto un determinato assetto. Non si è proseguito su quel cammino, si sono fatte altre scelte. Io non ce l'ho con nessuno, ma se con il nuovo tecnico sono stati fatti 8 punti in 10 partite, la squadra diventa la peggiore difesa, allora forse un motivo c'è. E tra l'altro dei nuovi quasi nessuno ha inciso in maniera positiva sull'organico, sono i numeri, cioè non si scherza, 2 più 2 fa sempre 4. Che poi Pino volevo chiedere anche a te se il fatto stesso, adesso ci troviamo con cinque squadre a lottare per quattro posti alla fine, fermo restando che Rotonda ancora e IG sono lontanine, perché le altre sono andate via, 33 punti, cominciano ad avere ben 5 punti di vantaggio e quindi cominciano a mettersi al sicuro. Sì, certo, dispiace vedere questa situazione di classifica. Come diceva prima lui, nel girone di andata già c'erano delle le premesse per quanto riguarda almeno il Locri, insomma, che disputasse un campionato più tranquillo. Poi abbiamo visto che col passare del tempo ci sono stati questi problemi e i risultati sono venuti sempre meno a mancare e dispiace veramente trovare queste due squadre così vicine, Roccella e il Locri in quella posizione di classifica. Io spero tanto e ne sono sicuro che ne usciranno fuori, come lo è stato lo scorso anno per il Roccella, che alla fine l'ha spuntata anche soffrendo nel corso del campionato come sta facendo quest'anno. Speriamo che anche per il Locri poi si verifichi questo, che dopo aver raggiunto questo obiettivo tanto inseguito, hanno rifatto lo stadio, un organico importante. Si era partiti con l'entusiasmo di mister Scorrano, poi c'è stato questo cambio di guardia, è veramente un peccato trovare e spero tanto che le calabresi, anche per avere poi più promozione nei campionati minori, insomma, ne escono fuori da questa situazione di bassa classifica. Ecco, questo è. Domenica il Locri riceve il Barsala e il Roccella va a Nocera, quindi bisogna tentare un colpo gobbo, Emilio. Il Locri non ha assolutamente nessuna alternativa alla vittoria, cioè anche un pareggio se ne farebbe molto poco. Per quanto riguarda il Roccella, la Nocerina è un'altra squadra di tutto rispetto e poi la corsa per i playoff secondo me non è preclusa a nessuno fino al Troina addirittura. Certo, fino al Per 33. cui sì, perché sono 5 punti, mi Sì. sembra, sempre in 9 partite, e quindi insomma tutto è ancora aperto, tutto è possibile, ma soprattutto nessuno giustamente regala nulla a nessuno. E questa è la cosa comunque migliore, perché voglio sempre ricordare che è nel regolamento del calcio scritto che tutte le squadre devono giocare al meglio degli uomini disponibili e per vincere. Perché poi troppo spesso si fa il ragionamento: ma questa squadra è tranquilla, questa così, questa così. Allora è il momento anche di fare la differenza tra fare pallone e fare calcio. Fare pallone, ci sono tutti i ragionamenti tipici che si fanno al bar, che faccio pure io alle volte. Fare calcio è un'altra cosa un po' più seria, diciamo così. Va bene, allora,
Grazie quindi di questa tua, apertura su questa Serie D. Possiamo parlare quindi dei campionati regionali, più strettamente regionali, cominciando dalla Eccellenza calabrese. Quindi andiamo a vedere i risultati di questa giornata, la 23ª giornata, quindi mancano 7 giornate alla fine e quindi siamo già addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo campionato. Una giornata che è stata disturbata dal forte vento, quindi 3 partite non si sono giocate. Una, Acri, addirittura Cutolo, era stata sospesa in partenza per neve, mentre le altre due, Scalea, Isola Caprizzuto e Sersele Corigliano, sono state sospese dall'arbitro. Vediamo allora gli altri risultati. Abbiamo Bocale Gallico Catone 2-1, Siderno Bavallinese 1-2, Olimpica Rossanese Reggio Mediterranea 2-1, Soriano Paolana 1-0 e Trebisacce Cotronei 3-1. La classifica, anche se è una classifica ovviamente un po' incompleta per queste 6 squadre che devono recuperare appunto una partita. Corigliano 56 punti, Reggio Med 52, Olympic Rossanese 50, Cotronei 38, Paolana 35, Bocale 33, Trebisacce e Bovalinese 30, Soriano 28, Sersale 27, Scalea 26, Gallico Catona 23, Isola Caporizzuto 21, Cutro 17, Siderno 14, Acri 12 punti. E allora, vediamo intanto i riflessi firmati. Abbiamo un servizio sulla partita, la partita clou di questa giornata, che era Olympic Rossanese Reggio Med. Vediamo, è finita per 2-1. Allora, presento noi in diretta per partita di Olympic Rossano contro Regione Mediterranea. Ecco, abbiamo con noi il presidente Acri, Piero. Piero, insomma, grazie per l'invito per Interforze, però diciamo che è un invito per gli sportivi che ci seguono e ti chiedo, oggi una grande partita. No, vabbè, la Reggio Med, secondo in classifica, penso meritatamente, è una squadra fortissima. Noi, come abbiamo fatto a Corigliano, come abbiamo fatto sempre, in tutti i campi ci giocheremo la nostra partita, puntando a vincerla chiaramente, come penso faranno anche loro. Speriamo di uscire vittoriosi da questa partita e poi vediamo qui da farsi. Insomma. Una partita gestita bene, con un clamoroso errore dell'arbitro all'ultimo secondo. Spero che queste immagini vadano al dirigente della classe arbitrale, perché non si può rovinare un campionato con un fallo clamoroso a centrocampo, un uomo a terra all'ultimo secondo di recupero, dove sapevamo tutti che ci doveva essere un fischio dopo una partita equilibrata giocata da ambo le squadre, e invece è successo che un arbitro mandato per una partita importante di questo genere crea un problema di un anno di sacrificio. Noi cercheremo di andare avanti fino alla fine cercando di ottenere il massimo. Complimenti alla Rossanese che ha vinto e andiamo per la prossima. No, noi ci crediamo, finché la matematica non dice il contrario noi ci crederemo, infatti senza nessun essere, come dire, sboroni o eccetera, anche qua veniamo per i 3 punti, poi accetteremo il verdetto del campo, qualunque esso sia. E allora, sconfitta della Reggio Med con polemiche finali, adesso vediamo se abbiamo l'opportunità di collegarci con il nostro opinionista dell'eccellenza Vincenzo Tarzia, nostro collega, nostro amico anche di Stadio Radio. Il nostro maestro. Eccolo, lo vedo già che la regia mi manda la sua fotografia, io voglio sentire anche la sua voce. Buonasera Vincenzo. È caduta la linea, quindi si vede che... Si è emozionato Vincenzo. Vincenzo non è assolutamente uno di quelli che si emoziona, perché è sempre pronto sul pezzo. Speriamo che adesso la regia riesca in un attimo a ripristinare il collegamento. Intanto diciamo, Emilio, c'è stata questa coda polemica, anche perché l'Olimpico Rossanese in due giornate ha battuto il Corigliano, ha battuto la seconda, quindi... Eccolo, Vincenzo, adesso la faccio a te la domanda. Allora, l'Olimpico Rossanese batte Corigliano e Reggio Med si candida al secondo posto. Buonasera intanto. Ciao. Buonasera a tutti. Intanto vi do un abbraccio, perché per quello che sapete, chiaramente. Grazie. Ci sono, Vincenzo, molto vicini
per quello che è successo. Ti ringraziamo. Niente, questa Reggio Med, dicevi che è vicina... L'Olimpico Rossanese, dicevo. Ah, non ti sento abbastanza bene. Sì, l'Olimpico Rossanese, sì, è la squadra del momento, 5 vittorie consecutive, la squadra che si è portata sotto, sta dando fastidio a tutti quanti e quindi direi che quasi il campionato si è riaperto, perché oggi c'è stata questa partita sospesa del Corigliano, sai, tutti danno per certo ormai che il Corigliano vincerà il campionato, però sai, quando ha perso la partita in casa nel derby il Corigliano nessuno se l'aspettava, certo. Però è successo, poi se volete vi do anche la mia opinione su tutto l'altro. Prego, come no, dalla. Ma appunto dicevo che il vento ferma questo Corigliano oggi a Botricello con il Sersale, sì. Ma mantiene le distanze appunto da questo Reggio Mediterraneo fermato oggi a Rossano da questo Olympic di Pascuzzo, dopo 7 vittorie perde la Reggio Med. Olympic che quindi vi dicevo ha la quinta vittoria consecutiva che riapre la lotta per il secondo posto direi e allontana anche il Cotonei, che adesso è a meno 12, che significa al momento niente playoff. Si conferma in casa in questo boccale che con l'ottava vittoria nel derby contro il Gallico Catona, inguaiandolo. Vittoria salutare per le squadre che sono al centro classifica, alla luce della sconfitta anche del Gallico Catona proprio. Le Bisacce che ritrova la vittoria dopo 4 turni, a spese della quarta forza del campionato, appunto il Cotonei, che in settimana è stato sanzionato di un punto di penalità, aggiungendosi così a Corigliano e Gallico. La prima vittoria esterna della Bolognese di Criaco, che infligge la decima vittoria consecutiva, la decima sconfitta consecutiva al Siderio. Il Soriano ritrova la vittoria in casa ed aumenta il vantaggio appunto sulla 12ª contro la solita Paolana esterna. 3 partite rinviate e siamo a 6 in questo campionato, che potrebbe essere, caro Fausto, un vantaggio o uno svantaggio. Esatto. Quando si rigiocherà conoscendo la classificazione. Senti Vincenzo, a proposito del rientro, cosa ne dici del rientro di Trapasso a Cotronei? Ma questo bisognerebbe chiederlo al presidente, è lui che insomma gestisce tutta la situazione. Noi sinceramente, io personalmente non ci ho capito proprio nulla. Anche perché è stato penalizzato proprio per un penalizzato per un pagamento a Trapasso, se non vado errato, Sì. Quindi, cioè, però sai, prima ci sono state altre polemiche, prima c'è stato allontanamento, poi è ritornato, non si è mai capito se è stato allontanato, se è tornato. Certo no, si è dimesso lui, mi ha detto, io l'ho incontrato, mi ha detto che si è dimesso lui perché aveva rilasciato delle interviste e la società non aveva gradito e lui si era dimesso. Allora sarà stato così sicuramente, certo è che insomma il Cotonei è stato sanzionato e quindi adesso a questo punto di penalità e quindi che adesso al momento Fausto tu vedi anche i numeri non ci sarebbe il playout, A proposito volevo dire un'altra cosa, il Siderno perde secondo me una partita delicatissima perché quella poteva essere l'opportunità di poter rientrare almeno come terz'ultimo posto, perché io credo che si lotti lì per quella posizione ormai, e perdere in casa con la Bovalinese non è stata una cosa bella. Ma non è solo questa la partita del Siderno, la decima che perde. Sì, questo sì. Decima partita consecutiva, in caduta libera completamente, non so che cosa sta succedendo al Siderno, non vedo reazioni da parte della società, da parte di tutti, per cercare di insomma di raddrizzare un po' la cosa. Ci sono state moltissime opportunità e ancora penso che ci possano essere, però penso che ci vuole una svolta societaria, è una svolta che possa inculcare ai giocatori quello che è possibile per cercare di farli reagire. A questo momento vedo una situazione di stallo incredibile. Invece quello che vedo in ripresa, al di là della sosta di oggi costretta anche dell'Isola, questo che vince 2 partite in casa addirittura con un secco 3-0, quindi si rimette in carreggiata, cerca. Si rimette in carreggiata perfettamente. Le squadre che lotteranno sono quelle, Fausto, quelle che sono sotto, le altre penso che sono ormai quasi fuori, gli mancherà poco, lo Scalea ha una partita in meno, però vedi, oggi abbiamo sentito il presidente del Gallico Catona che già lui pensa a questa regola dei 10 punti per potersi salvare.
Eh sì, anche perché oggi c'era un Acri Cutro che credo potesse dire moltissimo nella zona bassa della classifica. Va bene, Vincenzo. Grazie, ti lascio al secondo tempo della tua partita. Quale partita? Ah, non lo so, mi dicevano che c'era una partita di Serie A in televisione. Vabbè, che tu segui Soverato 1, grazie Vincenzo. Ma c'era Emilio, vedo Emilio, c'era Emilio. Emilio no, è qui con c'era. Me, non lo sa che c'è il tuo direttore Vincenzo. Qua. Non l'avevi visto? Ah, c'era. No, vedevo il mio direttore. È tornato apposta da Messina, Vincenzo, correndo. E ha portato anche i biscotti. Viaggia. Guardate, oggi vi racconto la storia del presidente del Codigliano. Che si trovava a Sessale, a Botticello, a vedere la partita. Sì. Appena ha saputo che non si giocava il partito, è andato a vedersi Olimpico, Rossanese e Reggio Mediterraneo. I partiti del Cogliandro, vero? No, Lucaro. Ah, Lucaro, no, pensavo, scusa, Lucaro. Avevo sbagliato io con il... Allora, va bene, grazie Vincenzo, buona serata. Se vuoi te la vedi, se no continua a restare con noi. Grazie, ciao Emilio, ci sentiamo. Ciao Vincenzo. E allora, Emilio, vuoi aggiungere qualcosa? Ma sul Siderno, forse qualcosa, che tu sei più lì della zona. Ma a me onestamente dispiace, perché comunque per blasone, per bacino d'utenza, perché Siderno è una cittadina di 18.000 abitanti, è un peccato vederla impelagata laggiù. Tra le altre cose c'è stata una rivoluzione dell'organico che evidentemente non ha portato frutti, e 10 sconfitte consecutive, però effettivamente non arrivano per caso. Che poi l'anno scorso mi pare che addirittura lottò fino alla fine. Locri. Quindi quest'anno forse non c'è la spinta della rivalità cittadina, per questo si lasciano andare. Com'è? No, non credo. Era una mia battuta, ovviamente. Tra le altre cose, il Siderno lo scorso anno fece un grandissimo playoff contro il Castrovillari. Sì. E ai punti aveva fatto anche molto molto bene. Evidentemente quest'anno c'è stato un ridimensionamento forse eccessivo che li ha portati a scivolare laggiù, mentre per l'Olympic Rossanese davvero complimenti, perché comunque secondo me è una squadra dove il mix tra i grandi, penso ai vari Mirabelli, Zangaro, Benincasa, e i giovani Alfano, Tramontana, Buongiorno, giusto per fare tre nomi, sia veramente apprezzabile. Peccato per la partenza lenta e per il passaggio a vuoto di qualche settimana fa, dovuto forse a quella maletta societaria, altrimenti l'Olympic Rossanese sarebbe stata più sul pezzo per la lotta al salto di categoria. E applausi anche alla Reggio Mediterranea, perché senza queste due squadre, sì, probabilmente per la lotta al vertice ci saremmo annoiati parecchio quest'anno. È vero. Allora, adesso che abbiamo cominciato a parlare dell'eccellenza, volevo dirvi, in settimana è uscito un comunicato della Federazione, della Lega, ci sono grosse novità per quanto riguarda l'anno prossimo. Cominciamo a vederne qualcuna, poi vi chiedo cosa ne pensate. La prima è quella delle partite sospese. Dall'anno prossimo le partite sospese non ricominceranno più ex novo da zero, ma riparteranno come succede nei campionati maggiori in Serie A, dal minuto e dal punteggio che si è maturato fino a quel punto nel campo. Cosa ne pensate, Emilio? È assolutamente giusto, perché intanto non vedo per quale motivo ci dovesse essere il dislivello di prima, cioè nei professionisti si ripartiva da minuto e punteggio, nei dilettanti no. Questo credo che vada anche ad aiutare in qualche modo la preparazione delle varie sfide, perché una partita sospesa magari al 60esimo e poi da ripetere porta uno sforzo non da poco, esatto. E in ultimo, io avevo scritto qualcosa di simile su Stadio Radio, pensavo a una partita di quest'anno del girone A di promozione Garibaldina-Roggiano, sì, quando il Roggiano ancora non aveva ridimensionato tutto, forse era Roggiano-Garibaldina, ora non ricordo, comunque 2-0 per la Garibaldina, partita sospesa, poi vinse il Roggiano in recupero. Sì. E probabilmente quei punti alla Garibaldina sarebbero tornati utili per stare più tranquilla, quindi è una cosa giusta, è equa. Vediamo cosa ne pensano i giocatori e i dirigenti, Odino. Odino Piccolo. Sarebbe giusto partire da zero quando si è su un punteggio di 0-0, oppure magari quando la partita, come è successo già a noi, viene sospesa nei primi minuti, quindi alla fine cambia poco e niente. Però magari... Tu aggiungi una cosa, un'interessante. Però magari appunto quando la partita viene sospesa sul punteggio in cui una squadra si trova in vantaggio. E magari sono avanti con i minuti. Sì, magari più avanti nei minuti è giusto ricominciare dal minuto e dal punteggio in cui ci trova. Grazie. Pino, Non lo so, nelle categorie così di cui parliamo noi,
se questo avvantaggia un pochettino le squadre che vanno in trasferta, perché noi sappiamo che ci sono delle trasferte molto costose. No, sì, ma dico, ecco, quando uno ritorna per 10 minuti magari, che c'è un punteggio su 3-0, ci sono poi, ecco, delle, cioè non è un pochettino, può sempre da sperimentare da questa situazione, da sperimentare, sì, questa situazione. Raffaele, Romeo. È giusto così, perché una partita, se, come dicono loro, se 1-0 al 30° minuto, perché ricominciarla da zero e non riprenderla da dove è stata interrotta? Flavio, ci sono cose positive e quanto pare anche cose negative, bisogna valutare giustamente. Mi appoggio a quello che ha detto Emilio. Non vedo perché ci debba essere questa differenza tra il calcio professionistico e quello dilettantistico. Per quanto mi riguarda, una partita nel momento in cui siamo arrivati per esempio al 40° e una squadra si trova in vantaggio e viene sospesa, per me è giusto che riparti da quel minutaggio con quel risultato, anche perché ci sono tante cose che entrano in ballo che poi è giusto così, io direi. Sì. Siamo al 40°, mancano i 5 minuti, una partita non la sospendi, anche credo. Squalifica, cioè che senso ha essere squalificato, esatto. Scontarla a quella successiva e poi quando si recupera il giocatore è squalificato nella partita X è disponibile. Ora non è più così. C'è una cosa diversa. Ora non è più così. Non è più così perché chi è squalificato per quella partita non può rigiocare la partita successiva, ma se è stato squalificato nelle partite successive, quella lì la puoi giocare di nuovo. Ecco. Oggi non è così. Oggi non è così. Adesso no, nel nuovo regolamento l'avevo scritto pure io, l'avevo notato. Poi parliamo poi degli altri aspetti, vediamo allora, cominciamo con la promozione, cominciamo dal girone A di promozione, ecco i risultati, ecco lo scontro al Belci che si è giocato ieri in anticipo proprio per la diretta di Stadio Radio che abbiamo potuto seguire, Sambiase Morrone 2-1, Schiavonea Rossanese 1-0, Roggiano Garibaldina 1-2, ecco tu parlavi proprio di questa partita, all'andata era Garibaldina Roggiano come dicevi tu, San Fili Amantea 1-0, non disputata Belvedere Vigor Lamezia, Bruzium Cosenza Juvenilia 0-1, Cassano San Marco 1-0, Aprigliano Promosport 0-1. La classifica, anche qui dopo 23 giornate, Sambiase 60, Morrone 50, adesso sono 10 punti di distacco, 48 Vigor Lamezia, 37 Belvedere, 33 Rossanese, 32 Garibaldina, 30 San Fili, San Marco e Giuvenilia, 28 Roggiano e Schiavonea, 24 Cassano, 22 Bruzio Cosenza, 21 la Promosport, 16 Aprigliano ed Amantea. Questo scatto di 10 punti è dovuto anche al fatto che in settimana è arrivata il responso della commissione disciplinare per quanto riguarda la partita Atletico Cosenza Morrone Bruzio Cosenza e quella è stata data persa all'Atletico Cosenza che aveva vinto in casa, poi la Bruzio aveva fatto ricorso e gli è stata data ragione per questa partita, l'ha persa e addirittura vi posso dire anche perché un giocatore che era con un under 19 della Morrone era stato convocato per la rappresentativa under 19 regionale, non si è presentato. Poi ha mandato un certificato medico, la società invece ha mandato una giustificazione dicendo che doveva fare dei compiti a scuola. Fatto sta che chi è convocato e non si presenta alla convocazione non ha titolo a giocare la domenica successiva. Per questo fatto la Morrone ha avuto la partita persa contro la Brusio e adesso credo che anche dopo due pareggi consecutivi e la sconfitta di ieri possa dire di aver abbandonato sogni di promozione diretta, Emilio. E certo. Poi vediamo se sentiamo Mimmo Toscano. Sono anche poche giornate ormai quelle che restano, difficilmente il Sambiase perderà tutti questi punti. Allora la Morrone deve essere attenta al contraccolpo psicologico e a questa risalita furiosa della Vigor Lamezia di Claudio Morelli che sì, si è rinforzata anche in maniera molto molto pesante perché comunque al netto delle retrocessioni eventuali della Serie D negli ultimi anni chi ha fatto la finale playoff tra i due gironi è sempre stato ripescato, per cui
L'auspicio è che sia così anche quest'anno, a prescindere da chi farà queste finali, perché significherebbe appunto anche che in Serie D le cose sono andate bene per tutti. Potenzialmente la Vigor Lamezia avrebbe nelle corde l'opportunità di sorpassare la Morrone, perché ha la partita da recuperare, che è la che non si è giocata proprio oggi, e quindi vincendola addirittura andrebbe a 51 punti, cosa insperata fino a poche settimane fa, quando Morrone e San Biase camminavano a braccetto di pari passo a 51 punti, se non ricordo male, erano 51-53 punti, fino a quando poi la Morrone non ha avuto data la sconfitta e quindi è scesa a 50. E sì, poi è successo, piuttosto bisogna verificare questa situazione, come dicevi tu, del Roggiano. Il Roggiano ormai, se non vado errato, è alla sesta, settima sconfitta consecutiva, pesantissima anche in casa, quindi sta probabilmente, lo dico tra virgolette, tra molte virgolette, non me ne vogliono gli amici di Roggiano, ma sta falsando questo campionato. Emilio, cosa ne pensi? No, io so che in qualche modo la squadra è stata riallestita per provare a salvarsi. Sicuramente non è più quella dell'inizio della stagione, che era una squadra importante per provare. Sì, era importante per provare a vincere. Qualcuno anche degli over è rimasto. Certo, adesso devono ricominciare a fare punti, altrimenti il patrimonio lasciato da Caligiuri rischia di essere disperso a beneficio di chi sta dietro. Questo, tra l'altro, secondo me è il campionato dei tre campionati regionali forse più interessante sotto tanti punti di vista, perché comunque tutte le squadre sono vive. Forse ora appunto in testa si è un po' perso qualche cosa, e attenzione, perché Belvedere Vigor Lamezia, è vero che la Vigor potrebbe sorpassare la Morrone, sì, ma è anche vero che il Belvedere forse è l'ultima chiamata per provare a salvare il suo di playoff, esatto, in un campionato comunque importante, per cui questo va gustato davvero fino alla fine. Va bene, anche perché mi pare che questo è uno dei campionati dove in basso non c'è quello stacco che c'è in altri campionati, con squadre che già ormai sono quasi definitivamente retrocesse sin da adesso. Andiamo all'altro girone. Ah, il servizio, chiedo scusa, grazie regia, ma sapete, la vecchiaia. Prego regia, andate col servizio. Siamo con l'allenatore della Morrone. Allora, un bel inizio di partita dove la Morrone insomma ha creato parecchie occasioni, anzi nei primi 30 minuti eravate assolutamente più in palla, molto più aggressivi, molto più dinamici, e poi forse la chiave di volta sicuramente quell'espulsione. Sì, non solo i 30 minuti, diciamo che il primo tempo è stato sicuramente giocato meglio da noi. Scusate, giocato meglio da noi, con più opportunità, almeno 5-6 facili per fare gol. Secondo tempo è impattato meno bene, approcciato meno bene rispetto al primo, equilibrato. Ovviamente stavamo in quel momento cercando di fare i cambi più offensivi per cercare di vincere la partita. L'espulsione poi, che non si capisce l'espulsione, perché c'è stata espulsione, ha cambiato totalmente la partita, e il San Biase poi ha dominato, cioè dopo ha fatto gol e ha meritato, insomma. No, poi non riuscivamo più a giocare in inferiorità numerica, perché volevamo comunque provare a vincere la partita, no? Con mister Fanello, grande euforia, perché ovviamente, come dicevamo con il direttore sportivo prima, con Samele, se non è un match point poco ci manca, sono 10 punti a 7 partite dalla fine a sto punto qua, quindi una vittoria tra l'altro con una squadra che prima della penalizzazione insomma vi ha sempre tallonato, quindi insomma scaramanzia a parte, un accenno di festeggiamento. È una vittoria che può essere determinante, inutile nasconderci dietro un dito per le sorti del campionato. Sicuramente fino a quando la matematica non ci premierà, dobbiamo continuare a premere sull'acceleratore, però è una partita decisiva che siamo riusciti a portare a termine con calma, perché il primo tempo non dobbiamo dimenticare che abbiamo sofferto le sortite offensive della Morrone, però credo che alla fine il San Biase ha meritato nettamente la vittoria.
diciamo, una prova di maturità, perché effettivamente la Morrone i primi 20-25 minuti vi ha messo in grossa difficoltà, però lì la squadra non si è scomposta, ha pazientato, ha trovato, diciamo, i momenti giusti e alla fine, anche insomma, pure per la superiorità numerica, ma abbiamo visto anche squadre che in 10 hanno vinto partite, quindi alla fine è stata forse questa proprio la differenza, una maggiore esperienza, una maggiore quadratura di squadra del San Biase rispetto alla Morrone. Sì, c'è da dire che normale che la Morrone partisse forte, perché era la Morrone che era costretta a vincere. A noi, se andiamo a vedere, anche il risultato del pareggio poteva stare bene. Come ha detto lei, siamo stati bravi ed esperti nel saper gestire, assorbire le sortite della squadra avversaria e poi nel momento cruciale della partita il giocatore, l'esperienza, la nostra tranquillità ha fatto la differenza. E allora eccoci qua, tornati, io sono riuscito a dare uno sguardo anche a qualche messaggio, il classico saluto dagli ultra del Borgia, qualcuno ci chiede, Emilio, il Rocri rischia di retrocedere, hai dato già una risposta, dice che se domenica prossima non vince corre grossissimi rischi. Basta guardare la classifica, effettivamente così. Poi qualcuno anche sul Girifalco, ne parleremo poi quando arriviamo anche alla prima categoria. Allora, stavamo dicendo, quindi, l'altro girone di promozione, il girone B, anche qui alcune partite non si sono disputate, vediamo allora il risultato. Africo Stilese 0-3, Aurora Reggio Brancaleone 0-5, Bagnarese Filogasso 2-1, Villese Academy Gioiese 3-3, Città di Rosarno Comprensorio Archi 2-1, non si è giocata Real Montepaone Borgia per il vento, non è nemmeno iniziata, San Luca Gioiosa 4-1, Taverna Rombiolese 2-2. Vediamo la classifica, ovviamente il San Luca ormai è in testa a 16 punti di vantaggio, domenica prossima probabilmente festeggeremo la promozione del San Luca perché mancano 7 giornate, quindi credo che siamo quasi a ridosso già col filo caso proprio dei punti. Domenica prossima il San Luca gioca con il Borgia, se non vado errato, a Catanzaro Lido, al Curto di Catanzaro Lido. E quindi dicevamo questa classifica: San Luca 63, Stilese 47, Gioiosa 44, Bagnarese 42, Città di Rosarno 41, Brancaleone 39, Gioiese e Africo 32, Filogasso e Real Montepaone Villese 30, Rombiolese 27, Taverna 22, Archi 17, Borgia 14, Aurora 4. Il Borgia potenzialmente ha due partite in meno perché c'è in atto il ricorso contro la Bagnarese di domenica scorsa, quindi anche lì la partita dovrebbe essere sospesa e quindi il Montepaone anche lì un asterisco per una partita da recuperare. Vediamo se abbiamo in linea il nostro Mimmo Tuscaro per capire che cosa è successo in questo girone B di promozione. Mimmo, ci sei? Buonasera. Buonasera a tutti e buonasera anche al mio direttore. Oggi stasera dovrò stare attento. Ti accontenti di me comunque stasera, eh? Come? Ti accontenti di me stasera, non c'è Giorgio. Sì, non c'è Giorgio, ma c'è la presenza di Emilio, quindi insomma bisogna stare un attimo. L'ho chiamato apposta, Mimmo, gli ho detto che deve venire, viene da Messina direttamente senza sosta. Con la nave. Conosco bene i suoi tour de forza, siamo abituati. Dici, Mimmo. Allora, per quanto riguarda questo turno, diciamo che tutto è andato come da pronostico, perché praticamente la Stilese forse è quella che era chiamata a un impegno più difficile in casa di un Africo che sta facendo un ottimo campionato. Scusa un attimo, qui vediamo le immagini di oggi a Montepaone, ecco perché non si è potuta giocare la partita Montepaone-Borgia. Le vedi anche tu? Sì. Vai, scusami. Sì. Sì, effettivamente il maltempo, forse promozione girone B è stata il campionato meno colpito, stato soltanto Montepaone e Borgia a non essere giocata, che tra l'altro è una partita importante, uno scontro tra Catanzaresi dove il Borgia si aspetta molto, ma sarà un incontro difficile perché il Montepaone di Pisano in casa non fa sconti a nessuno, squadra che segna molti gol, quindi sarà una partita importantissima. Dicevamo della giornata in complessivo, la Stilese è senz'altro la squadra che è più in forma, c'è poco da fare,
ha agguantato il secondo posto sfruttando il turno esterno del Gioioso in quel di San Luca, che è finito come da pronostico, anche se era forse uno degli ultimi passaggi tra virgolette difficili per gli uomini di mister Pannarello, ma è stato superato agevolmente con un 4-1 che la dice tutta. La Stresa ha fatto un bel risultato ad Africo, perché Africo in casa è temibile e quindi insomma ha legittimato il secondo posto. Per quanto riguarda Bagnarese, Città di Rosarno e Brancaleone, hanno agevolmente superato in un certo qual modo, forse soltanto la voglia del Filocaso e dell'Archi hanno messo un po' in discussione, forse con un stato più netto da giocare, però è andato tutto secondo pronostico. È importante invece, negativo per il Taverna, ma è importante per la Rompiolese, il pareggio che la Rompiolese è riuscita a strappare in quella di Catanzaro, perché aumenta le chance della Rompiolese e forse rallenta un po' quello che era il rullino di marcia stato dal Taverna per conquistare, diciamo, la salvezza o comunque più play-out. Ma diciamo che in fondo alla classifica il Taverna è messo meglio, l'Archi lo vedo in grossa difficoltà, il Borgia deve fare risultato con il Montepone, sperare, è brutto dirlo, per questo che passa anche per calcio, fare questo ricorso in campo con la Bagnarese per poi vedere zona playoff. Zona si tratterebbe casomai della ripetizione della partita, Mimmo, non della vittoria a tavolino, eh? Se si tratta di errore tecnico, abbiamo il precedente di Paolana Corigliano. Sì, esatto. Però bisogna vedere, in questo caso ricordiamo che fa sempre fede al referto arbitrale, quindi se l'arbitro riconosce il proprio errore ci potrà essere un replay della partita, ma se l'arbitro non riconosce l'errore la partita finirà così come è finita la scorsa settimana. Quindi, per concludere il discorso, playoff, la parte in alto della classifica, la Stilese ha raggiunto meritatamente, secondo me, il secondo posto. Penso che tranne sconvolgimento dell'ultimo momento dovrebbe riuscire a mantenerlo. Vedo invece in difficoltà la posizione playoff del Brancaleone, perché sarà difficile in queste ultime sette gare, anche se Città di Rosarno e Bagnarese, non parlo di Gioiosa perché insomma sono 5 punti di distacco, ma tutto può essere. Città di Rosarno e Bagnarese dovranno incontrare il San Luca, quindi insomma lì è da vedere. Però il Brancaleone è la squadra meno avvantaggiata, non solo per la classifica, dovrà fare 7 finali e tra l'altro recarsi anche in quel di stilo. Quindi insomma è una lotta anche appassionante per i playoff, visto che in vertice alla classifica c'è poco da dire. Ok Mimmo, grazie a te della buona serata e della tua disponibilità come tutte le domeniche. Ci sentiamo domenica prossima. Grazie a voi, un saluto a tutti, buona serata, grazie. Ciao Mimmo. Che poi Pino, volevo dire questo, per il Borgia si parlava del fatto che però la partita sarebbe da recuperare, non sarebbe da una vittoria a tavolino, quindi dovrebbe giocare sia quella con la Bagnarese sia il recupero col Montepaone ancora. Sì, ma il Borgia lotterà fino alla fine perché, conoscendo il presidente, non mollerà e si trova in una situazione molto difficile, però onorevolmente adesso si sta impegnando, sta tentando di giocarsi tutte le carte fino alla fine, come è giusto che sia, perché dopo tanti anni di tornare in promozione, ecco, con lo sappiamo il centro di Borgia è importante, conte però confrontarsi con altre realtà più con paesi più insomma più numerosi diventa difficile, però io sono convinto che se dovesse raggiungere i play-out almeno di farsi di giocarsi darà filo da torcere poi all'altra squadra. Poi Flavio ha recuperato diversi giocatori che non aveva all'inizio del campionato e che sicuramente gli hanno dato una spinta maggiore, perché effettivamente ha cominciato a vincere partite importanti anche in casa con le dirette concorrenti. Sì, leggevo l'altra volta che è rientrato pure un nostro ex compagno Mellace. Voglio dire, è rientrato al Fieri, sì, hanno recuperato gran parte dell'organico che ha presieduto la squadra per tanti anni nella prima categoria. Ci speriamo perché sono delle vicine
a noi, e quindi fa sempre piacere che magari alcune squadre di nostra vicinanza riescono a mantenere la categoria. È un po' difficile, guardando la classifica è un po' difficile, però ci speriamo. Speriamo anche, come sta facendo il Montepone, che mattone su mattone sta conquistando quella salvezza che tranquillamente sta portando avanti, e grazie anche, diamo merito anche all'allenatore Pisano che... Non dobbiamo dimenticare che quest'anno non sta giocando in casa. Esatto. E il loro campo, insomma, qualche punticino in più l'avrebbe portato, perché giocare lì, essendo il loro campo lì al centro del paese, è importante per loro, confrontare, devono giocare a Catanzaro Lido, e quindi non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Emilio, Serie D, Eccellenza, Promozione A, Promozione B, in tutti questi campionati c'è una squadra sopra in alto che eccelle, che è prima, lontana dagli altri, e le altre che devono lottare per le posizioni di rincalzo. Cosa significa per il calcio questo, secondo te? Significa che ci sono diversi aspetti, nel senso, se parliamo del Bari, il Bari è una società neonata, perché è una società che si è ricreata quest'anno dopo il fallimento. No, è stato motivato il perché, perché effettivamente cioè già Bari Locri, ad esempio, sono venuti in 400, se il Bari andasse a giocare a Manduria andrebbero in 1500, e gestire l'ordine pubblico diventa problematico, tant'è vero che alcune trasferte vengono vietate per evitare gli incroci in autostrada, sì, per evitare di mettere a ferro e fuoco le autogrill e così via. Allora, da una parte ci sono queste squadre che hanno una grandissima capacità economica, che nei dilettanti pesa parecchio, perché comunque, lo dicevo prima, il Bari sono 11 giocatori messi lì, 11 fenomeni, quando decidono di fare la giocata da solista vincono. Il Corigliano è un'altra squadra formidabile, io penso alla finale di Coppa Italia dove il San Luca ci ha fatto un figurone, però il Corigliano aveva un tasso tecnico superiore. Con tutto che ribadisco, San Luca ci ha fatto un figurone. San Luca, che invece è stato pensato, ponderato per vincere il torneo, lo sta facendo in una maniera incredibile. Secondo me poi sfonderanno anche la quota 100 gol, visto che si parla tanto di quota 100 ultimamente. Credo che ti riferisci a qualcosa in particolare? No, lasciamo perdere. No, cambiamo, andiamo avanti. Battuta, non volevo fare politica assolutamente. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, ecco, in questo caso pure il San Biase è una formazione che ha programmato con estremo sale in zucca, come si suol dire, il salto di categoria. Ci stanno riuscendo, fa anche piacere per come è maturata la retrocessione del San Biase 2 anni fa. La Morrone stessa è una squadra che si è data un programma, per cui diciamo, da una parte c'è chi spende tanto e ottiene il risultato, dall'altra c'è chi programma. E lo ottiene lo stesso. Torniamo al discorso che dicevo prima, per quelle novità che ci sono per le 19-20. L'altra novità è quella per quanto riguarda il ritiro delle squadre dal campionato. Fino adesso sapete che succedeva che se una squadra si ritirava entro la fine del girone di andata, veniva cancellata, tutti i risultati che venivano successivamente erano dati, si riposava così. Invece adesso se viene dopo si dà il 3-0 tavolino. E i risultati maturati nel girone di andata venivano quantificati, e quindi chi aveva avuto la sfortuna di perdere, convalidati, chi aveva avuto la sfortuna di perdere o di pareggiare si ritrovava con un punto, uno o tre punti persi. Dall'anno prossimo, per una squadra che si ritira dal campionato, tutti i risultati vengono azzerati, a tutte le squadre non viene conteggiato il risultato, oppure viene dato il 3-0. Emilio. Giusto. Brevemente cosa ne pensi? Giusto. Questo va anche ad evitare poi che una squadra che batte 20-0 un'altra squadra abbia una differenza reti totalmente sballata, posto che poi io sono uno di quelli che non ci ha trovato nulla di scandaloso in quel 20-0, perché alla fin fine, volendo la Propiacenza, stiamo parlando di Cuneo Propiacenza, potevano simulare un infortunio e finiva lì. Nel momento in cui giochi, io prima parlavo del rugby, ci sono partite che... Io l'ho trovato qualcosa di indecoroso, devo dire la verità, no, per la squadra che ha giocato e ha fatto i 20 gol. No, perché alla fine non puoi, dicevamo prima della regola del calcio che devi dare il meglio, non puoi arrivare in area di rigore e tornare indietro tutte le volte. Vabbè. Purtroppo era meglio forse non farli giocare, anche perché prima parlavo del rugby come l'altro mio sport preferito. Nel rugby, quando
l'avversario è forte, ti rosola. Credo sia giusto così alla fine. Ultima cosa, voi siete pure d'accordo su questa situazione? Credo. L'altra cosa, l'ultima, quando c'è presenza di cori, striscioni, ululati e roba varia che si sono determinate, che vede l'arbitro, e l'arbitro, l'ha detto della Lega, deve interrompere la partita, far avvisare, dice che se non viene, se non si cessano queste situazioni, si dà addirittura l'interruzione fino a un massimo di 45 minuti, quando sospende addirittura la partita. Io darei il 3-0 a tavolino subito contro la squadra, contro la tifoseria che, cioè, che dovesse una fare squadra questo, che ha la tifoseria che fa così, anche se poi il rischio è che le società diventino schiave, a meno che non mettono in campo tutte le contromisure per evitare certe situazioni, allora poi con intelligenza si può pensare a qualcos'altro. E quella che c'è ancora, l'ultima cosa, in caso di mancata corrispondenza degli emolumenti ai giocatori, non c'è l'iscrizione alla cosa. Effettivamente quello che sta succedendo in parecchie squadre che stanno fallendo, si trovano attualmente che in coda alla classifica con delle situazioni davvero particolari. Andiamo avanti, e io non so se la regia vuole mandare adesso la secondo stacco pubblicitario. Andiamo avanti, ci dicono di andare avanti, grazie. Girone A di prima categoria, Bisignano Tavernese 1-1, le partite Cetraro Amendolara, Praia Tortora, New Academy e anche San Lucio da Virtus Diamante non si sono giocate. Real Sant'Agata, Geppino Netti 5-1, Rocca Calcio, Mirto Crozia 7-0, Real Montalto, Fuscaldo 1-0. Classifica, qui siamo alla 22esima giornata, una giornata in meno per la prima categoria rispetto agli altri due gironi, gli altri tre gironi ovviamente. Real Sant'Agata 52, Praia Tortora 51, ovviamente il Praia deve recuperare, e quindi ecco perché il Real Sant'Agata attualmente avrebbe scavalcato il Praia Tortora in testa alla classifica. Real Montalto 46, Rose City 36, Rocca Calcio 34, Tavernese 28, Mirto Crozia 27, 24 Bisignano e San Lucido, Geppino Netti 23, New Academy 22, Virtus Diamante 17, Fuscaldo 15, Amendolara 12, Cetraro 8 punti. Abbiamo già detto di questa situazione, anche qui tre partite non disputate, quindi un campionato ancora adesso che comincia ad avere qualche difficoltà nel dare la classifica reale. Andiamo al girone B. Eccolo, Cus PSG, Sporting Catanzaro Lido 0-1, Kenne di Cerva 2-2, Nuovo Rogliano Sillanum 1-0, Real Rocco Bernardo Pallagoria 6-0, Santa Severina Stelle Azzurra 3-1, Caccurese San Mauro Marchesato 2-1, Campora Comunicando 0-0. E qui c'è l'altro girone dove c'è una squadra che è nettamente prima, la Caccurese, eccola, 53 punti, 47 Nuovo Rogliano, 43 Sporting Catanzaro Lido, 37 Campora, 34 Santa Severina, Scandale 33, Real Rocco Bernardo 31, Kennedy 29, Cusso 25, Sillanum 23 con il Cerva, San Mauro Marchesato 19, Stelle Azzurre 15, Comunicando 8, Pallagorio 7 punti. Anche qui dicevamo del fatto che la Caccurese è nettamente in testa alla classifica da diverse giornate, e quindi credo che si avvii verso la promozione, e per le altre si parlerà di fare play-off, sempre che dalla Serie D non succeda l'irreparabile delle retrocessioni di alcune, di più di una calabrese. Girone C. Monasterace Parghelia 2-1, non si è giocato fronti ieri, anzi perlomeno si è giocato, il fronte vinceva nettamente, a un certo punto lo Ierax si è ritirato, anche qui si tratterà di un altro 3-0 a tavolino, un altro punto di penalizzazione, credo che questo sia l'ultimo, lo Ierax la domenica prossima dovrebbe essere escluso dal campionato. USG Rifalco Real Mileto 1-0, San Calogero Real Pianopoli 2-4, non si è giocato, Badalato come abbiamo visto Vallate del Torbido, Bongi Pazzano, Nuova Valle 4-3, Capo Vaticano Atletico Maida 2-1, Chiaravalle Caulonia 2-1. La classifica. Il Monasterace, battendolo, supera il Parghelia a 50 punti, Parghelia 49, Vallata del Torbido 48, Capo Vaticano 45, Bivongi e Atletico Maida 43, Caulonia 33, Fronti 32,
Badolato 28, USG Rifalco 27, Chiaravalle 25, siamo con il San Calogero, Nuova Valle 16, Pianopoli 15, Real Mileto 10, Ierax per oggi meno 2, probabilmente sarà meno 3 definitivo e quindi esclusione dal campionato, prima retrocessione diretta di questo campionato. Allora io direi abbiamo un servizio sulla partita USG Rifalco Real Mileto, poi parleremo ovviamente con i nostri ospiti di questo girone. A te regia, a voi regia, scusatemi. Dopo partita di Girifalco Real Mileto, vinta dal Girifalco con un gol di Vonella Leonardo al 70° del secondo tempo dopo aver sofferto molto. Siamo in compagnia del capitano Vincenzo Vitaliano, a cui chiediamo. Brutta partita, soprattutto nel primo tempo, un Girifalco un po' involuto, sottotono anche dal punto di vista fisico, è andato diverse volte in difficoltà, però alla fine è arrivata questa vittoria che è importantissima per proiezione salvezza. Sì, non abbiamo giocato tanto bene, in verità anche non ci dobbiamo mai cullare con l'assenza di giocatori come Conny Di Leo e altri giocatori, anche Quirino è partito dalla panchina perché non tanto in forma, diciamo. Però la squadra ci stiamo allenando per poter fare al meglio questo, per finire al meglio questo campionato. Purtroppo oggi abbiamo giocato male e abbiamo vinto. Ci sono state altre partite che abbiamo giocato una partita discreta e siamo arrivati a casa senza punti, quindi va bene così per il proseguo del campionato. Sono 3 punti importantissimi, anche perché lasciamo ancora 3 punti indietro il Mileto e andiamo su a 17, che è una classifica, diciamo, buona per noi Girifalco. Una vittoria comunque fondamentale per quelli che sono gli obiettivi ormai di questa stagione, che purtroppo bisogna limitare alla sola salvezza. Sì, purtroppo il campionato quest'anno è andato così, dobbiamo lottare per la salvezza. Credo che arriverà, perché visto i punti in classifica credo che non avremmo problemi, però noi dobbiamo giocare fino in fondo, fino all'ultima partita, lottare sempre. Siamo con mister Spina del Real Mileto. Mister, una partita che potevate anche vincere. Purtroppo questo è un anno che sta andando tutto storto, sta andando tutto male. Abbiamo iniziato pensando di valorizzare un pochettino tutti i ragazzini, tutti i 2003, 2002, 2001, poi strada facendo abbiamo capito che forse bisognava anche mettere qualcuno di esperienza. Abbiamo avuto la fortuna di prendere tutti questi ragazzi di colore che ci stanno dando una mano e cerchiamo pure di integrarli un po' nel nostro gruppo. Detto questo, oggi la partita, sicuramente forse il pareggio era il risultato più giusto, poi è andata come è andata, ormai siamo abituati a queste cose. Noi purtroppo da quando abbiamo rifatto la squadra giochiamo da tutte le parti, ma il nostro malessere è il gol. Purtroppo in effetti paghiamo molto questa carenza. Questa carenza, sì. Purtroppo sì. In effetti avete giocato in maniera ordinata anche sì, aggressiva quando era necessario, con i due esterni molto bravi sì. E che hanno messo belle palle in area che non sono state sfruttate purtroppo per quello che dicevo prima. Abbiamo questa carenza in avanti che ci stiamo portando dall'inizio dell'anno. Niente, speriamo, noi non molliamo fino alla fine, andremo avanti fino alla fine sperando di poterci salvare, non dico ormai direttamente perché è impossibile, ma cercando di fare almeno i play-out, cercando almeno di poter fino alla fine, se riusciamo a salvarci attraverso i play-out. Sarà molto molto difficile anche questo, però noi ci proviamo fino alla fine, non possiamo fare altro che questo. Con la sua serenità credo che, e con giocando come ho sì, visto noi giocare giochiamo, oggi, noi giochiamo, noi facciamo sia in casa che fuori casa, giochiamo così, noi non abbiamo quella cosa di andare a giocare in casa, sai, le solite cose che si dicono, e vieni, cosa fai, noi giochiamo a calcio, poi si perde, si vince, purtroppo se sei più bravo vinci, se sei meno bravo perdi o quantomeno pareggi. È andata così, sono contento per la prestazione dei ragazzi, solamente io l'ho detto che bisogna calarsi un po' di più
nella situazione che siamo, perché alcune volte sembra che noi siamo secondi, siamo terzi, giochiamo con quella disinvoltura, però alcune volte bisogna essere più furbi, più cinici sotto porta. Però purtroppo il calcio è questo, paghiamo l'inesperienza di molti ragazzini, qualche nostro 2001, avevamo 3-4 ragazzini 2001 in campo, l'ultimo è entrato un ragazzo 2003, quindi sotto l'aspetto di lavorare in prospettiva stiamo facendo bene, però andiamo avanti. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie. E allora, eccoci qua. Flavio, che campionato è questo girone C di prima categoria? 6 squadre nello spazio di 7 punti con la Vallata del Torbido che è una partita da recuperare. È una delle squadre più forti del gioco, molto compatta, molto aggressiva a livello di gioco, quindi secondo me è una squadra che arriverà fino in fondo lottandosela con il Monasterace, visto anche l'acquisto che ha fatto in settimana, ha preso un pezzo da 90 che non c'entra niente con la categoria. Coluccio. Andrea Coluccio. La categoria non c'entra niente, però staranno lì a giocarsela secondo me fino alla fine. Raffaele, cosa ne pensi tu? Ma la stessa cosa. Anche, dicendo quello che avete incontrato voi, come l'avete incontrato voi? Sì, abbiamo incontrato, oggi dovevo incontrare la Vallata del Torbido. Mamma, lo ricordiamo, sì, mamma la grotteria. Abbiamo incontrato il Pargelia e abbiamo sfortunatamente abbiamo perso. Però abbiamo lottato fino all'ultimo. Ci manca il Monasterace, che è la prima. È un bello campionato questo. Diciamo... Parla di complessi e di individualità. Secondo te, in questo campionato, cosa hai potuto vedere? Allora, c'è un campionato avvincente in cima. Stiamo assistendo a questa alternanza al vertice, che è molto importante. Non ci sono partite scontate. Queste squadre attrezzate per la promozione, stiamo notando che possono pareggiare in casa, poi vanno fuori e vincono. Ci sono ottimi calciatori, ci sono degli atleti che hanno disputato in categorie superiori. È veramente un piacere vederli giocare e quindi confrontarsi con queste squadre è veramente importante. E qua a dire chi la spunterà è veramente difficile, perché dal Capo Vaticano, che non terrei così un pochettino da parte, perché ha un organico di tutto rispetto, in particolare quello che ha fatto a dicembre con il mercato di sì. Dicembre ha fatto degli acquisti importantissimi che sinceramente mi aspettavo di più, però noi è una delle poche squadre che ci ha messo veramente in difficoltà quando abbiamo giocato a Badolato. Con le altre squadre abbiamo retto sempre il confronto e solamente un calcio di rigore o veramente per bravura del singolo l'hanno spuntata. Altrimenti noi abbiamo quasi giocato con tutte le squadre all'andata e quasi con tutte al ritorno. Sono squadre veramente, è difficile dire, insomma, fare un pronostico per chi la spunterà. È veramente però avvincente, perché ci sono 6 squadre che lottano per 5 posti. Uno andrà direttamente in promozione, poi, come sta capitando negli ultimi anni, anche la vincente dei playoff approderà poi nella categoria superiore. E c'è più di una squadra che merita questo passaggio, perché veramente hanno investito, hanno attrezzato queste squadre con molta attenzione e stanno facendo, insomma, dove siamo in giro. A differenza degli altri anni, vedo che queste partite vengono giocate dal punto di vista tecnico, poco dal punto di vista agonistico, quell'agonismo non sempre sano, ma quest'anno si gioca veramente, sta prevalendo la tecnica. Comunque vai, perché questo diventa incerto fino alla fine. Perché noi abbiamo visto che nel girone B di promozione
prima c'era la Stilese che sta facendo un ottimo campionato, due anni fa è andata in promozione, poi c'è il Montepaone che con quasi lo stesso organico, ma veramente con il lavoro quotidiano di mister Pisano, che è uno dei più bravi, dei più preparati per quanto riguarda insomma maniacale queste proprio a volte ecco, esagera, però io penso che sia importante disputare questi campionati con continuità, con l'allenamento, con la fiducia, con l'autostima, perché è fondamentale, perché altrimenti non arrivi da nessuna parte, perché dove ci deve essere una società... Non c'è lasciarsi nulla all'improvvisazione. No. Un campionato di promozione non lo puoi fare con l'improvvisazione. Giovanni, ma dimmi una cosa, tu con un padre che ha, non dico l'età che sennò stasera mi sgride, un altro quarantenne, ultra quarantenne Ettore, quando è che ti fanno giocare questi due qua? Sinceramente sto trovando spazio quest'anno, mi sto divertendo. Da parte, Ettore, mi sto divertendo in questo campionato, sto facendo esperienza, che credo sia molto importante, soprattutto in queste categorie, per farmi le ossa. Cercare di giocare, appunto continuare a divertirmi così. Io ricordo come una succedendo. Volta quando non c'era il portiere, dovevi giocare tuo padre in porta, un paio di anni fa. Sì, me lo ricordo. Vero Flavio, ti ricordi? Senti, a proposito, chi è che ti ha dato più pensieri di questi attaccanti, di queste squadre qua fino adesso? Parecchi attaccanti bravi ultimamente, quello del Parghelia, Fanelli se non sbaglio, che appunto è un attaccante che si vede che potrebbe giocare tranquillamente in categorie superiori, così come è già come ha fatto, e al momento non lo so, non mi vengono in mente altri nomi. Emilio, tu nelle tue molteplici attività ti diverti anche il sabato a fare gli anticipi per la radio, per Stadio Radio, e lì date più spazio anche alla prima categoria, cosa che difficilmente si può fare la domenica con Antonio perché c'è la Serie D e gli altri campionati. Tu hai anche il polso di questi campionati un pochettino? Sì, diciamo che abbiamo... Li ringrazio tutti, ora non ricordo tutti i collaboratori, ma la disponibilità di tante persone dai campi che raccontano anche appunto la prima categoria, che effettivamente è molto molto avvincente. Diciamo quello che più noto sulla prima categoria è questa maggiore attenzione rispetto a quello che fanno gli arbitri, che non dimentichiamolo mai, si ritrovano ad essere davvero da soli perché non c'è l'assistente. Si può fare la scelta dell'assistente di parte, che non so quanto serve. Devo dire però che non so se la tecnologia o altro si sta maturando anche sotto questo aspetto, c'è un po' più di consapevolezza che l'errare umano, però poi per arrivare ai contenuti tecnici effettivamente c'è questo girone C che è qualcosa di pazzesco davvero. Poi c'è questa bella lotta al vertice nel girone A, il girone D è già un po' più indirizzato, ma anche nel girone B non tutte le partite sono scontate. Se non sbaglio la settimana scorsa la Caccurese ha perso, ad esempio, a Catanzaro Olive, esatto, quindi un po' di vantaggi, quindi indubbiamente, però c'è sempre il discorso dell'imponderabilità del calcio che vale in tutte le categorie, perché comunque raggiungere l'obiettivo non è mai facile a prescindere da dove ci si trovi. Prima fuori onda dicevamo c'è il Maida ad esempio che sta arrancando forse in maniera inaspettata rispetto all'organico che c'è. Sì, effettivamente il Maida ha trovato qualche difficoltà in più contro le piccole. Flavio, anche voi avete trovato qualche difficoltà con le piccole? Sì, maggiormente con le piccole, ma non piccola tra virgolette, mettiamocelo sempre. Diciamo per quanto riguarda la classifica. Sì, esatto, in questo attuale, caso abbiamo è sempre, alla fine io credo che sia, dovrebbe essere scontato, quando incontri una squadra più forte, una squadra di alta classifica, la concentrazione viene da sola, è una cosa naturale, no? Poi magari quando inizi a giocare con le squadre diciamo più basse in classifica, specialmente come il Badolato che è un organico prettamente giovane, perché alla fine stiamo parlando di ragazzi sulla ventina, abbiamo Giovanni che sta disputando quasi tutte le partite, non ha ancora 18 anni, Raffaele 16-17 anni, cioè dobbiamo anche metterci nella loro testa che ancora non hanno quell'esperienza giusta
dove quando affrontano una squadra magari che sembra più debole, sembra più debole, ci vuole sempre la concentrazione al massimo, ma non è loro la colpa, diciamo. È una cosa naturale. Quando incontri quella più forte, quella in alto in classifica, parte da sola la concentrazione che ti fa stare sul pezzo. Pino, scusami, e voi ovviamente a Badolato avete anche un buon settore giovanile, Curitù, mi pare che anche Flavio quest'anno ti dà una mano. Poi ecco, parlici di questo settore giovanile del Badolato. Sì, noi ecco, da anni che siamo una realtà consolidata sul territorio e da quando è stato rifondato il settore giovanile a Badolato che abbiamo circa un centinaio di ragazzi tesserati, partecipiamo a tutti i campionati. Questo non è semplice perché investire in un settore giovanile, dedicarsi a un settore giovanile sicuramente bisogna produrre più energie e più tempo, bisogna dedicarlo perché quando si tratta di bambini dei 5 anni, di ragazzi fino ai 16 anni, bisogna veramente dedicarsi tanto. E questo grazie, io vorrei citare alcune persone, ecco, Flavio è un nostro collaboratore, è un istruttore qualificato insieme a Walter Lentini, sono due, curano l'attività base, Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, e da un paio d'anni che fanno veramente bene, riescono a tenere bene il gruppo, a motivarli, a stimolarli, a farli divertire. Abbiamo i ragazzi che vengono con piacere, noi non abbiamo mai messo al primo posto il risultato perché è un qualcosa che veramente, chi mi ha sentito parlare sempre, è un qualcosa che non mi tocca, non fa parte di noi, noi svolgiamo prettamente un'azione sociale, aggregativa, che è quello che più ci sta a cuore. Poi abbiamo il nostro presidente Ettore Menniti, calciatore, capitano, portiere, com'è? Ettore Menniti che veramente ci supporta in tutto. C'è il Pierino Gallelli che sicuramente tutti conoscete. Abbiamo un preparatore dei portieri importantissimo che è Pinuccio Bavaro, che tutti conoscono per i nostri da 4-5 anni collabora. Sì. Con noi abbiamo il mister Antonio Guido che è da 12 anni con noi di Guardavalle. Ci sono queste figure veramente delle quali non puoi fare a meno. E allora per mandare avanti una struttura, noi abbiamo con la prima squadra arriviamo anche a 120 tesserati, quindi non sono pochi per una realtà così piccola. Noi da anni, come dicevo prima, facciamo tutti i campionati, abbiamo ottenuto dei successi sportivi, ma che sono venuti grazie al divertimento, alla passione e alla voglia che ci mettono i ragazzi. Abbiamo incontrato delle ottime annate di ragazzi del 2000, 2001, 2002 che hanno seguito questo percorso. Qui abbiamo due esempi, abbiamo Raffaele Romeo che da noi da quando aveva 5 anni, Giovanni Audino hanno giocato dai 5 anni fino agli allievi dai primi calci sì, sempre c'è stato Raffaele che ha avuto un passaggio col Catanzaro un anno col Catanzaro. Raffaele poi per motivi di studio e si sa i sacrifici e quant'altro è rientrato da noi perché come ho detto prima io ci sono dei valori più importanti, perché illudere non è nel nostro stile. Ecco qua, noi non facciamo, insomma, noi non creiamo campioni, noi cerchiamo innanzitutto di far divertire questi ragazzi perché siamo veramente orgogliosi che ci sono ragazzi che hanno raggiunto il 18° anno d'età e da 10 anni almeno che sono con noi, e per 10 anni li abbiamo tenuti fuori da altri diversivi che potevano anche ledere poi al loro futuro. E questo è lo spirito giusto di queste noi, scuole noi, calcio. Chi mi conosce lo sa, insomma, ma tutte le scuole calcio della zona io credo siano in questo modo, perché è la cosa importantissima. È vero, l'abbiamo notato, abbiamo avuto anche altre presenze qui nel nostro studio. È fondamentale in particolare quando si lavora con dei giovani, quando si lavora, noi cerchiamo sempre di dare il massimo, manchiamo sempre qualcosa, perché è normale che non possiamo avere gli investimenti. Beh, certo. Di grande realtà. In Europa non sbaglia, si dice. È così, e ce ne scusiamo, ma sicuramente non lo facciamo apposta, noi ce la mettiamo tutti, ci dedichiamo e ci teniamo. E i ragazzi, insomma, i bambini sono la nostra energia che ci danno
motivazione e stimolo per andare avanti. Grazie questo. Pino, speriamo qualche volta di poter avere cospite nei nostri studi anche qualcuno di questi tanti ragazzi. Chiudiamo con la prima categoria girone D. Vediamo i risultati di questa domenica e la relativa classifica. Qui, come abbiamo già accennato, qualcuno scappa. Parizzi, San Michel 4-0, Polisportiva Bovese, San Gaetano 1-0, Rosarno Calcio 2-1 contro la Scillese, San Roberto Bianco 1-0, Fortitudo Calcio Reggio Propellero 0-1, chiedo scusa, Ludos Vecchia Miniera dell'Iesi 1-3, Real Calcio Ravagnese 0-2, San Giorgio contro Borgo Grecanico 1-1 e qui Giorgio purtroppo si è fermato, come diceva il nostro amico. 55 punti per il Calcio Ravagnese. Propellero segue a 46, Rosarno 45, San Giorgio 40, Polisportiva Bovese 39, Delese 38, San Michele Borgo Grecanico 32, San Roberto 31, Fortitudo Calcio 30, Scillese 27, Palizzi 22, San Gaetano 21, Bianco 17, Ludos Vecchia Miniera 12, Real 6. E qui c'è poco da dire, ormai anche qui ci sono 9 punti di vantaggio del Ravagnese. Questo è stato un girone che è stato addirittura rivoluzionato dagli 0-3 a tavolino. La Propellaro per 3 volte ha avuto 0-3 a tavolino e poi 3-0 a tavolino a favore proprio dello scontro diretto con la Ravagnese. Allora io direi, regia, se siete d'accordo andiamo un attimo in pubblicità e poi chiudiamo la trasmissione con seconda e terza categoria. Mi dicono ancora di andare avanti, guarda che sono imperterrite, non vogliono mandare assolutamente la pubblicità. Seconda categoria allora, cominciamo con il girone B, se non vado errato. Agid di Pignano, parenti sospesa, la tosse, scusate, Fortitudo Lamezia, Nuova Grimaldi 2-2, Nuova Figlina, Eugenio Coscarello 1-3, West Marano, Diavoli Rosso-Blu 3-0, Vigor 19 4-1 contro lo Sporting Carolè e 5-1 del Villaggio Europa contro il Falconara. La classifica, Villaggio Europa 35, West Marano 32, Fortitudo Lamezia 30 insieme con i Diavoli Rosso-Blu, 26 Vigor Lamezia, 25 Nuova Grimaldi, Eugenio Coscarella 24, poi in coda Parenti 19, Sporting 16, Nuova Figlina 15, Falconara 6, Agid di Pignano 6 punti, l'ho detto, 8 quello lì, Agid 6. Andiamo all'altro girone, girone C, Albi Prasara 1-1, Amaroni 2-0 con il Maggisano, Atletico Sellia Marina 1-2 con il Caraffa, Città di Guardavalle Real Fondo Gesù 3-0, Marcellinara Zagarise 1-0, Rocca di Neto Sofome 3-0, rinviata Sersalese San Pietro Apostolo. La classifica, Atletico Sellia Marina 35, Caraffa 34, Città di Guardavalle 27 insieme con il Rocca e con il Sofome, 25 Marcellinara, 23 Albi, 21 Real Fondo Gesù e Maggisano, 20 Amaroni, 18 Sersalese, 17 Prasar e Zagarise, 16 punti il San Pietro Apostolo. Anche qui si assiste a questa lotta a due tra l'Atletico Sellia Marina e il Caraffa, distanziato di un punto, quindi si giocherà fino alla fine. Il Città di Guardavalle, che è incappato in qualche risultato un po' incerto, oggi ha vinto e si ripresenta in testa alla zona playoff. Andiamo col girone D, Polisportiva Lamezia Aconia 0-3, Real Pizzo Piscopio 1-1, Filadelfia Real Ghionati Giovani 4-1, Nuova Calimera Real Mortilla 2-1, San Nicola da Cristana Pizia 4-0, Sant'Onofrio Calcio Nicotera 0-1. La classifica alla sedicesima giornata, Nuovo Calimera 16, Real Mortilla 36, chiedo scusa, Nuovo Calimera 36, un po' la stanchezza della serata, Real Mortilla 35, San Nicola da Crissa 29, Aconia Spartans e Nicotera 28, Piscopia Real Pizzo 27, Filadelfia 23, Sant'Onofrio 12, Polisportiva Lamezia e Napizia 10 punti, Real Ghionati 3 punti. Giorgio, non mi lasciare più solo, ti prego, torna. E allora ancora un altro girone di seconda categoria, se lo abbiamo, altrimenti passiamo alla terza dove abbiamo un altro. Ecco, c'è il girone E anche, quello reggino. Antonimina, Polisportiva Melitese 3-2, 5 Frondese, Audax Ravagnese 3-0, Reggio Gallina, Atletico Melicucco 0-1, Varapodio Campese 2-2, Catona Calcio Villa San Giovanni 1-3, Croce Vallinidi Polistana 0-2, riposava il Lazzaro. 5 Frondese 41, 7 punti di distacco con l'Atletico Melicucco, 33
Lazzaro, 32 Catona, 30 Antoni Mina, 26 Polistena, 22 Croce Valanidi, 20 Polisportiva Melitese, 18 Villa San Giovanni, 14 Reggio Gallina, 7 punti Varapodio, 6 Campese, 4 Ravagnese. Andiamo alla terza categoria, se ci arrivo. 13ª giornata di terza categoria, girone D. Biancoverdi Lamezia Audace Decollatura 4-1. Sospeso al comprensorio Lago Calcio Conflenti. Excalibur Maide 4-0. Martirano Lombardo PSG Calabria 3-3. Nuova Indomita Colosimi Libertas Curinga 1-0. Vena Platania Calcio 1-7. La classifica: Platania 31 punti, Biancoverdi Lamezia e PSG Calabria 29, Libertas Curinga 25, Nuovo Indomita Colosimi 20, Martirano Lombardo e Audace Decollatura 17, 16 Excalibur Comprensorio Fronti, 12 Comprensorio Lago Calcio, 11 Conflenti, 6 Vena e 3 punti Maida. Il girone E, e qui abbiamo anche un servizio perché è il girone più vicino al nostro comprensorio: Amarcord Pontegrande Gasperina 0-1, Città di Tiriolo Gimigliano 2-1, Davoli Academy Santa Caterina 4-2, West Petronà Cuturella 1-1, Polisportiva Palermiti Mac 3 2-3, Serra Stretta Life Simri Cricchi 1-1. La classifica: Gasperina 34, Gimigliano 31, Davoli e Cuturella 30, West Petronà 18, Life Simri Cricchi 17, Città di Tiriolo 12, Polisportiva anche 12, Polisportiva Palermite ovviamente, 10 punti Mac 3 e Santa Caterina, 8 punti Amarcord Pontegrande, 4 punti Serra Stretta. Prosegue quindi qui la lotta, vedete questo campionato interessantissimo con 4 squadre nello spazio di un punto. Il Gasperina è andato a vincere una partita delicata a Pontegrande, vediamo il servizio. Allora, presento noi in diretta per partita di Olimpico. E allora, un attimo di interruzione, stavamo rimandando al servizio dell'Olimpico Rossanese, ovviamente stiamo parlando invece della terza categoria, il girone di terza categoria del Catanzarese, tra la partita tra Amarcord Ponte Grande è pronto contro il Gasperina. 0-1, risultato. Siamo con il capitano del Gasperina, Sasà Agresta, oggi. Cosa ne pensi di questa partita oggi, Sasà? È stata una partita difficile, siamo riusciti a essere cinici finalmente, di solito facciamo tante occasioni, oggi alla prima occasione abbiamo fatto gol e ci è andata bene. Il Ponte Grande oggi mi ha dato filo da torcere. È una bella squadra, sì, se l'è giocato con tutti, con Cuturella, al Gemigliano, e se l'è giocata anche con noi, complimenti. Il Gasperina adesso è in vetta solo fino a che ci sono le altre partite. Per il proseguo del campionato come la vede la situazione? Noi vogliamo vincere il campionato, quindi ci sono tante squadre quest'anno che ci danno filo da torcere, ma noi siamo lassù, rimaniamo fino alla fine. Oggi grande partita del capitano Sasà Agresta, da Ponte Grande è tutto, arrivederci alla prossima. Ecco qui, questo era il servizio sulla partita del Gasperina. Domenica ci sarà un Gasperina Davoli Academy che potrebbe essere davvero interessante per la zona alta della classifica. Piuttosto devo segnalare che domenica scorsa c'era stata una partita tra Life Simeri Creek e la Polisportiva Palermiti che purtroppo è stata interrotta, c'è stata qualche cosa che non è andata, un po' di parapiglia nel finale, tant'è vero che il giudice sportivo ancora non ha preso nessuna decisione, c'è stato un ricorso e vedremo quello che è successo. Un fatto è certo che arrivare purtroppo a violenza in campo in una terza categoria che obiettivamente, ricordiamolo, ha poco da chiedere per due squadre che sono una a 12 e una a 16 punti, quando le prime sono a 34 e a 30 per una posizione playoff, un quinto posto playoff che probabilmente non serve a nulla perché le tre che devono essere promosse saranno promosse direttamente senza nemmeno fare i playoff, è qualcosa che non ci sta né in cielo né in terra. Ho detto sempre, lo ripeto fino alla noia, la cosa che io odio di più nei campi di calcio quando sento: ci vediamo al ritorno.
Questa frase, e voi l'avete sentita tante volte insieme a me, Flavio, che è una vita che ci gioca, dovrebbe scomparire dal vocabolario delle persone, perché nel calcio non si va a minacciare al ritorno o all'andata o a questo o a quello. Nel campo di calcio si va per giocare, e quando ci sono ragazzi che hanno 15, 16, 17 anni, come avviene anche per questi due che abbiamo qui, uscire con genitori che ti vedono dalla tribuna aggrediti non è assolutamente bello. Io invito tutte le società di calcio, tutte indistintamente, ad evitare che possano succedere incidenti. L'arbitro può sbagliare, non fa niente, come sbaglia l'attaccante, come sbaglia il portiere. Può sbagliare il giocatore che ha offeso qualcuno. L'altro non ce la deve prendere, deve accettarla e basta, finisce lì. E non ci sono, devono essere risse in campo, perché è assolutamente impensabile nel 2019, quanto siamo, che per il calcio si debba ancora andare in ospedale con problemi dovuti alle scazzottate o quanto peggio ad altre cose. E questo spero che possa arrivare come messaggio a tutti quanti, Emilio. Assolutamente, io penso che tutti noi che siamo una componente, chi ci gioca, chi è tecnico, chi lo racconta, dobbiamo concorrere a migliorare quello che deve essere uno sport, e lo sport, lo dicevano bene prima, deve essere un momento di aggregazione, di stare lontano dai guai, non andarseli a cercare. Perché oltre al discorso che dici tu, cioè finire in ospedale, uno rischia anche di rovinarsi la fedina penale per un quarto d'ora di follia. Non ha senso, non ha senso mai figurarsi per una partita di calcio. Bene, e allora chiudiamo anche questa puntata di Domenica Gol. Io intanto ringrazio assolutamente il Badolato, Flavio Pultrone, grazie. Se volete aggiungere un saluto particolare, altrimenti sì, Pino, arrivo anche da te perché so che vuoi farlo. Intanto auguri per la nuova avventura, Flavio, con la Fiorentina dei CBS, diciamolo oltretutto. Sì, sì, diciamo che ho voluto fare questa scelta e mi sto divertendo, è un bel gruppo, molto divertente, ci divertiamo insieme. Sai che hai trovato giocatori che lì danno del tuo alla palla. Cioè, diciamo che ho ritrovato giocatori con i quali ho giocato tanti tempo fa e quindi me li ritrovo di nuovo in mezzo ai piedi, però sono contento così. Grazie a Raffaele Romeo di essere stato con noi, grazie a Giovanni Audino per la sua presenza. Pino, grazie a te, grazie a tutto il Badolato, grazie al presidente Ettore, Vici, salutaci. Siamo noi a ringraziare voi sicuramente dell'ospitalità, siamo stati molto bene, ci associamo purtroppo a quello che è successo la settimana scorsa come società, come personalmente a nome mio e del presidente Ettore Menniti, e concludendo sempre col discorso che facevate voi, importante è quando uno scende in campo per disputare questi 90 minuti e essere leale, corretto, però sopra ogni cosa è che ognuno deve correggere i propri errori, non prendersela mai né con il giocatore avversario, con il mister, con i tifosi, con l'arbitro soprattutto, perché è una classe purtroppo che ultimamente si fa fatica a trovare questi ragazzi, perché vengono scoraggiati pure da questi episodi che succedono e non dovrebbero assolutissimamente accadere. Noi sicuramente ce la mettiamo tutti, cerchiamo sempre di educare i nostri calciatori, mai quelli delle altre squadre, perché ognuno deve pensare ai propri ragazzi, che è così che si formano poi, senza intervenire verso gli altri, di rispettare l'arbitro e di rispettare l'avversario e i dirigenti delle squadre avversarie. Se ognuno di noi ci mettesse del suo, sicuramente avremmo un calcio migliore, uno sport migliore, e non si parlerebbe solo di episodi così incresciosi, ma si parlerebbe di gesti atletici, tecnici e quant'altro. Di nuovo ringrazio tutti i telespettatori di S1 TV e te personalmente, Fausto, dell'invito a nome mio e della società che rappresento. Grazie. Grazie Pino Audino, grazie assai di essere stati presenti, di essere stati disponibili alla nostra trasmissione. Un grazie particolare al direttore di Stadio Radio, Emilio Lupis, che l'ho trascinato proprio di forza, sta quasi dormendo. Emilio, grazie assai. No, grazie a te per l'invito e quando si passano serate piacevoli non c'è mai fatica, per cui ribadisco il grazie per avermi trascinato stasera qui.
Grazie a voi amici telespettatori, grazie alla regia e gli operatori e tutti quanti. Giorgio ce li ha scritti tutti quanti, io li saprei tutti quanti a memoria ma non li dico per non offendere nessuno. Ricordo sempre quello che dico ogni fine settimana: noi ci mettiamo il volto, loro ci mettono il lavoro. Anzi, ecco qua, un appuntamento a proposito. La prossima puntata noi la faremo di lunedì, vogliamo provare il brivido, no scherzo, per impegni della televisione decidiamo di farla lunedì sera, giorno 4, e speriamo di avere qualche servizio in più perché stasera ne avete avuti pochi, regia. Buonasera, grazie. Un appuntamento in collaborazione con We'll be right back.